Buongiorno a tutti, benvenuti alla prima sessione della Summer School di Forum Droghe, CNCA e CTCA. Io sono Leonardo Fiorentini, segretario di Forum Droghe. Faccio solo questa breve introduzione tecnica per darvi alcune indicazioni rispetto a come si svolgeranno le sessioni. Trovate sulla vostra destra alcuni strumenti di condivisione e di partecipazione. Uno è la chat, grazie alla quale potete comunicare fra voi o mandare dei messaggi agli organizzatori e agli esperti, e le domande. Importante per le domande, sono quasi 200 gli iscritti a questa Summer School, per cui lo spazio di discussione non sarà, purtroppo non riusciremo a fare uno spazio aperto. C'è un team di, chiamiamola animazione, che curerà di selezionare le domande, di raccoglierle e di proporle in discussione con i panelist che saranno presenti. Vi sarà anche un Padlet, il link lo trovate come nel messaggio di benvenuto della chat, grazie al quale potrete anche continuare la discussione al di fuori, diciamo, delle sessioni che si andranno via via effettuando. Una raccomandazione: non aspettate lo spazio di discussione per porre le domande, perché appunto ci dovrà essere un momento di raccolta e di selezione, per cui fatele nel momento in cui vi viene la domanda. Tutte le domande, comunque tutte le sollecitazioni, saranno trasportate sul Padlet, per cui nulla verrà lasciato diciamo perso di questa summer. Saranno anche poi disponibili le registrazioni delle singole sessioni, vi arriverà poi il link a casa. Dovreste avere sulla vostra destra nella dashboard, nel pannello di controllo, anche i materiali, ovvero il programma e il fascicolo. Nel caso non ci fosse, comunque adesso provvediamo a mandarvi il link che vi è arrivato ieri sera con la mail, con il link per scaricare il fascicolo. Comunque ve lo ripetiamo adesso in chat. Io mi fermo qui, direi che non ho dimenticato nulla, darei la parola a Stefano Vecchio e Fabrizio Mariani per introdurre veramente questa Summer School 2020. Grazie a tutti. Stefano, dovresti attivare l'audio perché non ti sentiamo. Ecco, perfetto. Ecco qua. Buongiorno a tutti. Iniziamo questa summer che, diciamo, in questo contesto, questo impatto reciproco, diciamo, tra il nostro mondo e la pandemia. Questo ci ha portato, ci porterà a affrontare tutti i temi che sono emersi secondo, diciamo, la linea che ci siamo dati, che è quella delle lezioni apprese. E proveremo anche a tracciare delle prospettive che a partire da queste lezioni diciamo, dovranno indicare un orientamento per non tornare come prima dal nostro punto di vista. E, diciamo che la pandemia ci ha in qualche modo imposto anche questa di organizzare un nuovo spazio in comune. Sono molto contento del fatto che le iscrizioni sono molte, hanno superato di gran lunga le 100 partecipazioni. Questo significa che il nostro mondo è una comunità che intende discutere, intende confrontarsi, intende reagire a questa realtà, viverla attivamente.
quindi io auguro a tutti i partecipanti come dire, diciamo che questo spazio possa essere vissuto anche se online, anche se in questa dimensione. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno aiutato a costruirlo, diciamo, questo spazio, alle interazioni. Vi invito a interagire, anche se non si potrà fare in presenza e direttamente attraverso la chat. Ci sono delle persone che diciamo, proveranno a costruirla questa interazione, perché la Summer è momento comune fortemente inteso. Proveremo a farlo attraverso tutte le nostre sessioni. Io sono convinto che anche questa Summer avrà un impatto importante e ci consentirà di costruire nuovi orizzonti per cambiare radicalmente le politiche sulle droghe. Grazie e buona Summer. Buongiorno a tutti, a tutte. Anch'io vorrei dare a nome del CNCA il mio benvenuto ai tanti partecipanti e ringraziare veramente per questa partecipazione. Come ha detto prima Stefano, contiamo più di 200 iscritti, insieme ai relatori arriviamo a 240 persone che saranno impegnate a lavorare, a confrontarsi in questa summer. Anche se sappiamo che questa ovviamente è una versione insolita, tecnologica, chi ha partecipato alle summer degli anni passati sa che uno dei punti di forza della summer era anche il dietro le quinte, no? La pausa caffè, il ritrovarsi a cena, a pranzo, tutti i momenti in cui colleghi, operatori avevano la possibilità di confrontarsi, scambiarsi punti di vista, opinione. Ma è anche vero che, come abbiamo anche appreso in questi mesi in cui abbiamo lavorato prevalentemente dal remoto, abbiamo visto che lavorare online ci permette anche di ottimizzare molto i tempi, di strutturare meglio i materiali presentati, i prodotti, e in questi 3 giorni verranno presentati tantissimi materiali e contenuti a partire dalle ricerche, le riflessioni, quindi, come dire, punti di forza questa versione online della Summer ne ha sicuramente. Proprio per questo vorrei ringraziare molto il comitato scientifico e il gruppo di colleghi e colleghi che hanno organizzato, si sono impegnati con motivazione, passione, e hanno organizzato questa summer. Soprattutto le colleghe e colleghi più giovani che abbiamo coinvolto da quest'anno, che sono presi l'incarico anche di animare anche la parte più tecnologica di questa summer. Quindi, tutto quello che riguarda la chat, la moderazione dei contenuti, delle discussioni. Di tutto questo però cosa resta? Che sia in presenza online la Summer, resta lo spirito che l'ha sempre caratterizzata, cioè il fatto di partire dalla ricerca sul campo, dalle evidenze scientifiche, dalla nostra presenza di operatori, educatori su territori e sulle comunità, per andare a tracciare delle traiettorie di lavoro per il futuro. Delle traiettorie che noi vorremmo essere innovative, che vadano a incidere anche sulla riorganizzazione di un sistema di lavoro sulle droghe, i consumi e le dipendenze. Per cui un bocca al lupo a tutti per questi 3 giorni, che spero che siano veramente utili per poter andare avanti e perché niente appunto resti come prima. Ciao, ci vedremo poi anche nel corso delle prossime sessioni. Allora, ok, spero che l'audio funzioni, è tutto a posto. Allora. Perfetto, io sono Susanna Ronconi di Forum Droghe e ho il compito di coordinare la sessione di questa mattina. Intanto benvenuti a tutti e a tutte, sono molto contenta dei numeri di questa Summer School che ci penalizza da un lato per quanto riguarda il fatto di essere virtuale e non in presenza, ma in realtà consente a molte più persone di prendervi parte. La sessione di questa mattina è dedicata all'impatto della pandemia, del lockdown e di tutto quello che la pandemia ha comportato sui consumi, quindi sulle persone che usano droghe, ma anche sui loro modelli di consumo,
e poi anche implicherà uno sguardo su quello che è accaduto a livello dei scusate, a livello dei mercati illegali. Questa mattina in particolare lavoreremo su alcune ricerche che ci danno il quadro di quello che è stato l'impatto della pandemia soprattutto sui consumi legati ai party setting, ai consumi ricreazionali e ai contesti del divertimento. Però cominciamo con uno sguardo europeo, quindi chiedo a Dagmar Hedrick di entrare in scena con la sua telecamera e con l'audio. Hi Dagmar, welcome to our summer school. Dagmar Hedrick lavora da molto tempo all'EMSDDA di Lisbona ed è esperta soprattutto di temi relativi alla salute, al rapporto tra droga e salute e ai relativi interventi e politiche su questo. E soprattutto si è occupata molto delle politiche e degli interventi di riduzione del danno. In questo periodo della pandemia l'EMSDDA ha condotto molte ricerche sia sui consumi che sui servizi che sui mercati ed ci fornisce quindi uno sguardo molto importante per noi, anche perché con questo sguardo europeo noi riusciamo a confrontare quello che abbiamo scoperto dei nostri contesti nazionali. Quindi è interessante non solo come sguardo, diciamo, internazionale, ma come anche raffronto tra la dimensione europea e la nostra dimensione italiana. Dagmar farà la sua presentazione e io vi aiuterò con una traduzione in italiano. So Dagmar, you can take the floor and start with your presentation. I'm trying to. Stiamo per condividere le slide. I'm trying to share my screen. Can you maybe allow me to share my screen? Possiamo aiutare We are seeing a black screen. You can do it now. Riusciamo a darle un supporto? Cannot see anything. We can. Okay. Can you hear me? Yeah. Yes. I am trying to get into the. I'm not made the presenter. Can you make me the presenter? No. You are the presenter. I change and redo the. Scusate, siamo agli esordi di questo webinar, qualche problema ci può essere? Okay, now I got the message. Okay. We are ready. For the delay. Okay. So, do you see it? Yeah. Okay. Okay. Thanks, first of all, for inviting me to your session. I will be presenting some data that reflect mainly the situation during the lockdown. This is where we first made our some studies, and I will speak about changes in drug use patterns, effects on market, implications for service providers, and later we'll have some considerations how to prepare for the future. Dagmar ci presenterà appunto il lavoro di ricerca che ha fatto l'EMSDDA in questo periodo, che riguarda sia i cambiamenti nei modelli di consumo, che le ricadute sui mercati illegali delle droghe, che le implicazioni per quanto riguarda il sistema dei servizi
e alla fine ci darà alcuni input su che cosa possiamo imparare da queste esperienze. Okay. The data are based on a lot of surveys and different methodologies used, and they are also coming partly from Europol. I dati contenuti nelle ricerche sono stati raccolti con diverse metodologie di ricerca e soprattutto quelli che riguardano il mercato vengono anche dall'Europol. I think that we all agree that COVID is a pandemic, the first pandemic of this magnitude in a global sense, and has been a shock to the health systems in all countries, including the drugs responses. Dagmar pensa che la pandemia ha avuto un effetto shock, insomma, su tutti i sistemi sanitari, inclusi anche quelli che si occupano di consumi e dipendenze. As the other sessions in this morning, I will focus also on the strategies people who have drugs have used to regulate supply and use. I will not focus on this, but I will look a little bit at what we have been known about use data. And these data are based on a web survey that was conducted in April and May with more than 10,000 respondents, some data from wastewater and emergency departments. E Dagmar si concentrerà soprattutto nella prima parte della sua presentazione sugli effetti della pandemia sul consumo. Quello che ci dirà sono dati provenienti da una ricerca condotta online che ha coinvolto ben 10.000 rispondenti, quindi una ricerca importante, a cui si sommano i dati provenienti dall'analisi delle acque reflue in alcune città e quelli che provengono dalle realtà di emergenza e pronto soccorso durante il lockdown. So basically overall more or less half of the populations we have been researching have reduced their consumption in this situation, most significantly with MDMA and cocaine users, but cannabis use remained overall stable, while occasional users reduced their use, frequent users actually tended to increase. And from some cities in Nordic countries, we were made aware of increases in amphetamine use. Un dato rilevante dice che il 46% delle persone che hanno risposto hanno dichiarato di avere ridotto i propri consumi e questo ha riguardato soprattutto MDMA e cocaina. Mentre si è rivelato più stabile il consumo di cannabis, con delle differenze però, i consumatori occasionali hanno ridotto questo consumo, mentre i consumatori più frequenti o intensivi l'hanno aumentato. Uno studio più approfondito in alcune città del nord Europa ha rilevato anche un aumento, contrariamente a quanto detto prima, per quanto riguarda le anfetamine. That basically we have seen a very general move towards legal substances that were more available and accessible, alcohol and benzodiazepines. And when asked for the reasons, it's mainly to cope with boredom, but also with anxiety in this situation of lockdown. While there was an overall decrease in hospital emergencies, less people were brought to emergency wards, there was an increase in mental health emergencies. And in general, basically, all these changes can be explained by the confinement measures, which reduce the opportunity for certain access to drugs, reduce also the availability. E c'è da segnalare anche un significativo viraggio verso droghe più accessibili, droghe legali, come l'alcol o le benzodiazepine. Sono cambiate anche le ragioni per l'uso, soprattutto durante il lockdown c'è stato il tentativo di rispondere insomma alla noia e all'ansia, quindi è cambiato il consumo anche in questo senso. Si è osservato un aumento delle emergenze dovuti a problemi a disagi di tipo psicologico e relativi alla salute mentale. E le ragioni per il cambiamento nel modello di consumo sono fondamentalmente due: minori opportunità di consumo
evidentemente in setting, diciamo, sociali o collettivi, e minore accesso o disponibilità delle sostanze. I think this reflects a little bit a glimpse on the potential harms that were experienced during this time. You see the red part of these histogram lines show the rating of perceived increase in certain issues. So acute mental health issues were, as I already said, mostly the increasing during the crisis, while actually overdose presentations, acute toxicity, there was no increase. So there was no perceived change. People did not come to the emergency wards. This is only a glimpse based on the expert opinion of clinical experts in our hospital emergency Sentinel network, which is in 15 sites in Europe. E questa tabella dà un po', insomma, un colpo d'occhio rispetto a quelli che sono stati alcuni danni correlati al periodo del lockdown. Le parti in rosso indicano l'aumento, no, di questi danni, quindi, come diceva, sì, prima Dagmar, la questione dei disagi di tipo psicologico o psichiatrico, e nella seconda linea anche dei livelli di violenza in qualche modo correlata alla vita durante il lockdown. Mentre le parti segnalate in giallo ci dicono che, per esempio, non c'è stato un aumento dei ricoveri per intossicazione acuta per overdose, quindi questo tipo di diciamo di effetto negativo non è aumentato e anzi è diminuito durante il lockdown. This is now a few slides on markets. I think I would like to go a little bit faster on those. Basically, the key issues on the market changes were that maritime trafficking continued. There was no disruption, while air traffic was quite disrupted, obviously. So there were temporary shortages and higher prices for some drugs in some places. The distribution of drugs and retail was much more disrupted because the social distancing influenced this much more on the ground. There was more police also controlling, and so organized crime groups have remained active and have adapted actually their trafficking and their concealment methods. Adesso siamo passati ad alcune informazioni invece rispetto ai mercati illegali. Dagmar sottolinea che il traffico che avviene per le vie, diciamo, marittime non ha subito grandi effetti, conseguenze, nonostante la pandemia, mentre ci sono state delle diminuzioni, anche se solo temporanee, dovute alla diminuzione alla disponibilità di alcune sostanze, anche se solo temporanee, e in alcuni luoghi per alcune droghe un aumento dei prezzi. Più sensibile invece l'effetto del lockdown sulla distribuzione al dettaglio, insomma sul piccolo spaccio, e questo dovuto naturalmente alle misure di confinamento e di distanziamento sociale che sono state adottate un po' in tutti i paesi. Per quanto riguarda il crimine organizzato, invece, si è dimostrato molto attivo è resiliente ed ha adottato strategie di adattamento nel traffico, nelle vie del traffico e nelle metodologie con il quale si nasconde alle forze di polizia. Yes, this was my basically the summary slide. This is why I can skip the couple of slides that give a little bit more detail on trafficking, but I would like to talk a bit about drug sourcing, that an increasing number of consumers may have now returned to online methods of drug sourcing. And this is not only surface or dark web, but also through social media apps and other secure communications, which means that many people may have changed their sources for drugs, which means they are potentially exposed to different quality and risks related to new suppliers.
E un approfondimento le sembra importante rispetto alle fonti di approvvigionamento, perché c'è stato un notevole aumento di persone che usano sostanze che si sono rivolte ai mercati online, non solo il dark web, ma anche il web in chiaro, e poi tutto il sistema rappresentato dalle app. E quindi Dagmar sottolinea questo perché dice che questo può esporre i consumatori ad alcuni rischi, soprattutto quelli che non sono esperti e non conoscono questo tipo di fonti di approvvigionamento. E quindi questo è un punto delicato. Yes. So briefly now, what happened for service providers? Obviously, in the first weeks and months of this pandemic, and especially, I think the dates were slightly different in different European countries, so this has been earmarked according to the local lockdowns, but most of our national representatives perceived in their countries a slight decrease of treatment services and also of harm reduction services. Not less a strong decrease, but mainly a slight decrease. But this was differentiated between these two types of services as they were exposed in a different way to the COVID restrictions. Uno sguardo adesso a quello che è successo al sistema dei servizi. Questa rilevazione è relativa alle prime settimane del lockdown e bisogna tenere presente che le situazioni sono differenziate notevolmente da paese a paese, però c'è un trend che si può registrare e il trend dominante è quello di una leggera decremento, una diminuzione nell'offerta dei servizi, nella loro accessibilità. Dagmar sottolinea leggera, non importante, e con una differenza tra i servizi di trattamento e quelli di riduzione del danno, leggermente superiore in quelli di riduzione del danno, che sono stati esposti in maniera diversa alle misure adottate contro la pandemia. Yes, like all health service providers, in the first days or weeks there was a bit of confusion and difficulty to adapt, but I think it has been documented widely that especially harm reduction services continue to operate fully and actually even took over other tasks for the vulnerable populations they were serving during the COVID crisis. Naturalmente, come sappiamo tutti, insomma, le prime settimane sono state anche di grande confusione e quindi nelle prime settimane i servizi sono stati più in difficoltà, ma Dagmar sottolinea che soprattutto i servizi di riduzione del danno hanno sostanzialmente tenuto e hanno fatto un grande sforzo per rimanere attivi e giocare un ruolo importante nei confronti dei loro clienti in questa frangente così difficile. Harm reduction services have had disruptions. For example, they had to close their cafe spaces and people could not access shower or other hygiene services. They had to restructure their services provision, giving out larger quantities of material, and the drug checking services had to stop their activities because the nightlife and other party venues were closed, and they moved to online presence, increased online presence. I servizi a bassa soglia, soprattutto i drop-in, hanno dovuto fronteggiare una crisi importante perché sono stati naturalmente particolarmente toccati dalle misure di distanziamento fisico e sociale, quindi hanno dovuto riadeguare il loro modo di lavorare. E hanno quindi avuto minori contatti con i loro clienti, e però di contro hanno adottato misure diverse, come per esempio offrire una maggiore quantità di strumenti, siringhe ed altri strumenti, a ogni cliente in modo che avesse una dotazione sufficiente. Sono andati particolarmente in crisi i servizi di drug checking perché non potevano più operare nei contesti, ma hanno in qualche modo equilibrato questa situazione potenziando i servizi online. In some countries it was extremely difficult for harm reduction services to obtain sufficient personal protective equipment for their staff. In the first weeks, you know, it was often
limited. The access was limited. There wasn't enough of the material around, but also because harm reduction services were not automatically seen as part of the primary responders to COVID. This has changed, and I think that harm reduction then moved on to support their clients in access to many other essential services, including housing. In general, the remote or phone consultation services were scaled up, and also the continuity of opioid substitution treatment was ensured by special measures. I servizi hanno fronteggiato diverse sfide, prima di tutto quella di riuscire ad avere tutti gli strumenti di protezione personale. Hanno soprattutto si sono attivati per garantire ai loro clienti di accedere ai servizi essenziali, non solo quelli sanitari ma anche quelli sociali, per esempio la questione dei dormitori o comunque la questione abitativa, e hanno giocato quindi un ruolo importante su questo. Hanno introdotto oppure hanno potenziato le loro modalità di lavoro, di lavorare, di stare in contatto da remoto attraverso il telefono. E in buona sostanza hanno trovato diverse modalità di innovare i loro servizi per garantire la continuità. And I think this will also be discussed later on in your seminar, especially regarding the continuity of opioid substitution treatment. New ways were taken by many countries. Take-home regulations were changed and extended. People could take more substances and be a longer time independent of returning to a place to pick up. Supervised intake was stopped, urine controls were set out, and in many countries, electronic prescription and home delivery was introduced. So there are some examples of opioid substitution that now is provided via outreach programs. And we have also seen the introduction of low threshold introduction to OST. Un campo importante di innovazione è stato quello delle terapie metadoniche, dove nei diversi paesi si è agito con diverse modalità innovative. Innanzitutto l'ampliamento dell'affido e dei periodi di durata dell'affido del metadone, la riduzione dei vari controlli, no? E quindi con gli esami delle urine e così via, che sono diminuiti sensibilmente. Ci sono state anche realtà che hanno introdotto prescrizioni per via elettronica o la consegna a domicilio della terapia. La terapia è stata anche accessibile in alcuni paesi attraverso i servizi di outreach e attraverso l'istituzione di somministrazioni a bassa soglia. So, what can we learn? How can we prepare for the future? I think it's actually not just the lessons learned from the individual experiences, but it's much more about rebuilding the approach and the health system. So the new normal in service provision will probably be a combined use of remote and face-to-face services. We have to make sure we do, in an ongoing basis, review the regulations we have to ensure good access to treatment and other services under conditions of confinement. This will not be the last epidemic. This will not be the last lockdown. And we need to build strong networks to be able to connect and find holistic solutions for the individuals we are working with. Dagmar sottolinea che gli apprendimenti che possiamo, le lezioni apprese che possiamo prendere dalla pandemia devono essere soprattutto un apprendimento organizzativo, insomma, cioè dobbiamo modificare i nostri modelli. Per esempio, dobbiamo trovare un modo per combinare i contatti con l'utenza vis-à-vis con quelli da remoto grazie alle nuove tecnologie. Dobbiamo imparare nuove regole, nuovi modelli di accesso ai servizi che tengano conto delle condizioni di confinamento che non sono certo finite oggi, ma probabilmente si ripeteranno,
e soprattutto dobbiamo migliorare il lavoro in rete con un migliore coordinamento tra i settori, tra il settore pubblico e quello privato e no profit, per trovare le migliori risposte le migliori risposte mirate a ogni singola situazione individuale. And in the future, I think we can assume there will be much less face-to-face dealing, more drug transactions online. People have experimented with online orders now during the epidemic, and they are likely to continue. There are also some quality issues or maybe quality insurance measures that are important for online deals. So we will also see that negative economic consequences of the pandemic are likely to affect dependent users much heavier. They have not only been a drastic drop in income through begging during the lockdown, but also in the future, the negative economic consequences are likely to be a much bigger problem for our population. And purity and potency of drugs may be affected because the price increases. And the dark net social media are expected to increase in importance even more in the future. Dovremmo attrezzarci anche per fare i conti con molti altri aspetti, per esempio il fatto che ci sarà un sviluppo, una diminuzione dello spaccio in presenza e un aumento delle transazioni online. C'è poi un aspetto di tipo sociale, perché l'impatto economico sulle persone che usano sostanze è già adesso importante e probabilmente sarà anche più negativo nei prossimi mesi. Per quanto riguarda le sostanze, potrebbero esserci delle ricadute sulla potenza e la purezza delle sostanze in relazione anche all'andamento e all'aumento dei prezzi. E ancora una volta quindi ci sarà sicuramente un aumento dei mercati che funzionano attraverso il darknet e i social media, e quindi su questo dovremmo imparare ed attrezzarci. And to conclude, basically it seems important that harm reduction and drug treatment are recognized as essential part of the health response to a pandemic, that we invest in innovation also, and we remove the silos approach, basically not to deal with a person's issues in different compartments, but to try to approach the solutions in a holistic way. I think it's, as I said, we need to go beyond the immediate lessons we can learn now from the past weeks and months, but to look how we can improve the structures and organizations of healthcare in the longer term, integrating firmly the drug response in the health context. Thank you. Per concludere e preparare un futuro, insomma, all'altezza delle sfide, Dagmar ci ricorda che la riduzione del danno e i vari servizi del trattamento devono essere considerati come una parte come servizi essenziali e come una parte essenziale della risposta sanitaria alla pandemia. È una risposta che non può essere settoriale se vuole essere efficace, ma insomma deve essere una risposta integrata, e riduzione del danno e i trattamenti ne fanno parte profondamente. E poi dice che dobbiamo prepararci, insomma, a un'onda lunga di questa situazione, anche lavorando sulle nuove tecnologie, e quel riferimento che avete visto nella slide ai silos significa che dobbiamo evitare l'istituzionalizzazione delle persone, cioè dobbiamo evitare di creare situazioni dove molte persone vengano rinchiuse, ma pensare a degli approcci sanitari e sociali basati sul rispetto delle individualità. Thank you, Dagmar. I really appreciate all these inputs, and I know that we ask you to be very quick, and there are so many things to say about that.
But I think you gave us a very important input, and we will have the opportunity for answer a question session if we stay with us. Thank you very much for the good translation. Okay. Thank you for everybody for staying in the seminar. I see there are still 145 people. Okay. Dagmar ringrazia anche tutti voi per la presenza numerosa. Dagmar starà con noi fino al momento in cui sarà possibile raccogliere alcune delle vostre domande e quindi potrà riprendere la parola. Credo che ci abbia dato moltissimi input e tra l'altro ascoltandola credo che tutti noi abbiamo riconosciuto molti degli aspetti che stiamo vedendo anche nella nostra realtà nazionale, quindi queste ricerche dell'MCDA mi sembrano confermare alcune cose che stiamo scoprendo anche noi in Italia. Bene, adesso passo la parola a Elisa Fornero. Elisa è coordinatrice per la parte del privato sociale del progetto NeoTravel, che lavora nei party setting e soprattutto si occupa ed è esperta degli interventi di drug checking e più in generale di riduzione del danno e limitazione dei rischi. E Elisa ci presenta i risultati della parte italiana di una ricerca che è stata coordinata da Cosmic Herm. Adesso Elisa ci descriverà bene l'impianto di questa ricerca. Ed è una ricerca sui cambiamenti dei consumi, soprattutto per quanto riguarda le persone che usano in maniera ricreazionale e nei setting del divertimento. Elisa, a te. Ok, grazie mille innanzitutto per l'invito e per darmi la possibilità di presentare i risultati di questa ricerca, che ha coinvolto tre diversi paesi europei, Italia, Portogallo e Spagna. È stata coordinata, come diceva Susanna, da Cosmicer, Portogallo. In Spagna il partner è stato Energy Control, mentre per l'Italia NeoTravel, Forum Droghe, CNCA e ITRDD hanno contribuito sia alla costruzione del questionario che poi alla disseminazione della ricerca. In totale sono stati raccolti 1569 questionari, circa 350 per l'Italia, ma di questi poi 311 sono stati considerati validi ai fini dell'analisi dei dati. La ricerca è stata condotta online tramite questionario autosomministrato, per cui il campione è totalmente autoselezionato. Abbiamo utilizzato uno strumento che si chiama Line Survey, che era tra quelli più affidabili rispetto alla garanzia dell'anonimato dei dati raccolti, e non da meno è uno strumento gratuito. Il questionario è stato online per quanto riguarda l'Italia dal 23 aprile al 31 maggio 2020, quindi è andato un po' a crossare sia la parte di lockdown che la prima fase 2. È stato diffuso principalmente tramite social network in Italia e in Spagna, mentre il Portogallo si è appoggiato anche ai media, per cui giornali e anche altri media si sono fatti promotori dell'iniziativa. La domanda che tutti quanti ci siamo posti e che ha mosso la realizzazione del questionario è stato: ma come reagiranno i consumatori ricreazionali al lockdown e come reagirà il mercato delle sostanze illecite? Quello che ci ha guidato nell'analisi è la teoria di Zimberg, Drugs and Setting, per cui abbiamo considerato nella drug l'uso di alcol e sostanze illecite, inserendo sia quelle cosiddette tradizionali che le nuove sostanze psicoattive. Per quanto riguarda le nuove sostanze psicoattive, abbiamo inserito nel questionario quelle che principalmente emergevano dai servizi di drug checking e dai report delle persone che usano sostanze. Rispetto invece ai drug market, siamo andati ad analizzare la disponibilità e l'accessibilità delle sostanze, il loro prezzo e anche la loro purezza. Rispetto al set sono state considerate principalmente le emozioni, per cui una batteria di domande in cui venivano inserite diverse emozioni dal positivo al negativo,
chiedendo alle persone di darci una valutazione su una scala da 1 a 5 rispetto a come si sentivano nell'ultimo mese, come si sono sentite nell'ultimo mese e nell'ultima settimana. Il setting ovviamente era conosciuto a tutti perché eravamo tutti in lockdown o comunque in confinamento, e abbiamo inoltre chiesto alcune domande rispetto alla condizione lavorativa e anche alla condizione abitativa. I dati sono poi stati analizzati secondo diversi cluster: il sesso, maschi e femmine, l'età, dove abbiamo operato una distinzione tra under 30 e over 30, e dopodiché anche rispetto alla condizione abitativa. Chi è che ci ha risposto al questionario? Il 49% delle persone erano donne, il 47% uomini. Ovviamente il dato principale, la maggior parte delle persone si trovava in quarantena o l'aveva appena terminata, e dall'Italia hanno risposto principalmente le regioni dove vi è una maggior presenza di servizi di riduzione del danno, soprattutto afferenti al CNCA, che era tra i partner dell'iniziativa. L'età media è stata di 32 anni, mentre la moda 24. La media di 32 anni perché il range di risposta è andato circa dai 15 anni fino anche agli over 50, per cui abbiamo ritenuto più significativo ai fini dell'analisi di questi dati considerare la moda delle persone, che è di 24 anni, totalmente sovrapponibile al target che normalmente i progetti di riduzione del danno e limitazione dei rischi incontrano nei contesti del divertimento. La condizione lavorativa delle persone per circa metà del campione non aveva subito delle variazioni, mentre un 37% aveva invece subito modifiche relative a perdita del lavoro, riduzione del reddito, sia di sé che di un proprio familiare o convivente. Molte persone erano in cassa integrazione ed ovviamente varie persone erano in smart working. Generalmente le persone abbiamo rilevato che abitavano con la partner o il partner, con dei genitori o comunque simili, quindi un contesto di famiglia, da soli oppure con i coinquilini. Dopodiché, che cosa è successo rispetto alla variabile drag? Abbiamo chiesto, come vi dicevo, sia di indicarci l'uso prima del lockdown che durante il lockdown. L'alcol ovviamente è stata la sostanza che è stata più utilizzata, il 93% dichiara di averla usata negli ultimi 12 mesi, circa metà del campione di questi la usa principalmente a scopo ricreativo, mentre poco meno di un quarto ne fa un uso quotidiano. Che cosa è successo durante il lockdown? Come anche diceva Dagmar, è diminuito l'uso ricreativo, mentre è aumentato l'uso quotidiano, e questo uso quotidiano di alcol è aumentato soprattutto per gli over 30 e per chi vive da solo oppure con il partner. Chi viveva in famiglia ha invece diminuito l'uso. È anche vero che se mettiamo in relazione questo dato con la moda del nostro campione, va da sé che persone giovani ancora in un contesto familiare hanno diminuito i consumi di alcol. Abbiamo inoltre poi analizzato il fenomeno del binge drinking, con delle differenze maschio-femmina, rappresenta una tabella a cui fare riferimento. Che cosa abbiamo notato? Che gli under 30 in realtà hanno diminuito l'uso ricreativo del binge drinking anche in una maniera significativa, ed è diminuito questo uso di binge drinking anche per chi vive da solo o per chi viveva con amici o coinquilini. Le variazioni sono state leggermente più accentuate per gli uomini. Se andiamo invece a vedere il campione over 30, la diminuzione del binge drinking c'è stata, ma non in maniera così significativa per quanto riguarda invece gli under 30. Un dato che mi parrebbe interessante sottolineare, in quanto a me verrebbe da considerare che tutto questo allarme alcol e giovani forse insomma dovrebbe essere un pochino ridimensionato, e soprattutto anche il concetto dei giovani che non hanno coscienza e pensano solo a sfondarsi tra virgolette, forse insomma questo lockdown ci insegna a guardare anche altro. Ovviamente abbiamo chiesto delle sostanze illegali, l'86% ha dichiarato un uso di sostanze illegali negli ultimi 12 mesi, ma poi quando abbiamo chiesto le frequenze abbiamo avuto un alto tasso di caduta di risposte, perché solo un terzo
perché un terzo delle persone poi non ha risposto alle domande sulla frequenza. Quello che abbiamo rilevato non varia rispetto alle indagini che normalmente conduciamo all'interno dei contesti del divertimento, per cui i cannabinoidi naturali sono quelli più utilizzati, hanno continuato a essere quelli più utilizzati nel lockdown, così come MDMA, cocaina, ketamina ed LSD. Tuttavia, come anche rilevava Dagmar, c'è stata una diminuzione significativa rispetto all'utilizzo delle cosiddette party drugs, per cui MDMA, cocaina, ketamina e via dicendo. Abbiamo poi fatto uno studio rispetto ai cannabinoidi naturali e anche in questo caso mi trovo molto in linea con quanto presentato da Dagmar, per cui l'uso quotidiano non ha subito nessun tipo di variazione rispetto a sesso, età o condizione abitativa. Così come per chi viveva da solo con il partner non abbiamo registrato delle variazioni nell'uso di questa sostanza. Mentre, così come per l'alcol, è sempre in relazione alla moda del nostro campione, chi viveva in famiglia ha diminuito l'uso di cannabinoidi. Quello che ci ha un po' colpito era rispetto al fatto che abbiamo registrato una variazione del più 30% di non uso di cannabinoidi tra chi viveva con amici e coinquilini. Così come durante il lockdown, ma anche in questo periodo, dalla Svizzera arrivano allerte rispetto all'adulterazione della cosiddetta cannabis legale, quindi prodotti a base di CBD con cannabinoidi sintetici, fenomeno che invece non è emerso dai nostri dati e attualmente ancora non emerge. Ci aspettavamo un incremento dell'uso di CBD o comunque dell'uso di cannabis legale, ma questo incremento non c'è stato. A questo punto però viene da porsi la domanda rispetto al fatto che sia stato creato un bias nella ricerca, forse la domanda non era così chiara, oppure siamo davvero in presenza di un'assenza di questo fenomeno. Rispetto invece ai mercati illegali, anche in questo caso un terzo poi non ha risposto alle domande specifiche su questa variabile. Il 30% di coloro che hanno risposto non ha modificato nulla nella maniera in cui si procuravano le sostanze. Chi ha invece modificato principalmente perché ha smesso di acquistarle o perché la sua fonte di fiducia non era al momento reperibile o comunque non era disponibile, oppure perché ha smesso proprio intenzionalmente di acquistarle. Quello che emerge è anche che un po' di persone hanno risposto che prendevano o più cose o meno cose rispetto al fatto dei pari che gliele portavano direttamente a casa. Abbiamo poi chiesto alle persone se avessero fatto scorta prima del lockdown. In realtà poco meno di un quarto l'ha fatto, mentre una parte più cospicua di persone non ha deciso di fare scorta di sostanze. In seguito siamo andati a indagare accessibilità, prezzo e purezza delle sostanze. In questo caso il tasso di caduta è stato ancora più forte perché due terzi del campione non ha risposto. Ci siamo interrogati sul perché un'assenza così grande di risposte, che invece non succede quando somministriamo i questionari, per esempio, a un banchetto informativo in un evento. E probabilmente sicuramente lo strumento online non ha consentito l'instaurarsi di quella relazione di fiducia, ma attorno alle sostanze vige ancora una forte repressione. Questo può aver condizionato la caduta delle risposte, ed inoltre sotto lockdown vivevamo comunque tutti in un clima altamente repressivo e forse per alcuni versi anche di terrore, quindi magari queste variabili hanno un po' inciso rispetto alla caduta del campione. Che cosa si è rilevato? Che in realtà molte sostanze erano meno accessibili, cannabinoidi naturali in primis, cosa che invece non si è rilevata per la cocaina, per cui molte persone hanno risposto che no, non c'erano variazioni nell'accessibilità di questa sostanza. Rispetto al prezzo, anche qui i cannabinoidi hanno avuto un incremento di prezzo,
Di nuovo per la cocaina invece sembra che questa cosa non sia successa o comunque non sia successa in una maniera così, così evidente. Rispetto alla purezza delle sostanze, dato che va preso ovviamente con un po' di cautela, perché poi, non, come diceva anche Dagmar, tutti i servizi di drug checking si sono interrotti, ma secondo la percezione delle persone non ci sono state variazioni particolari nella purezza delle sostanze, o perlomeno le persone non hanno percepito tale variazione. Abbiamo poi chiesto alle persone di indicarci dove erano soliti usare sostanze prima del lockdown e dove le usavano durante il lockdown, e come atteso sono diminuiti significativamente tutti i setting sociali di consumo, propendendo più per un aumento dell'uso a casa da solo o con il partner, oppure in party ed eventi online o videochiamate con gli amici. Questi due cambiamenti abbiamo notato che sono successi soprattutto per le donne. Nello specifico, le donne tendevano più ad usare alcol o sostanze in videochiamata con gli amici, mentre questo dato varia un po' in negativo, quindi si riduce per gli uomini. Va anche detto che in questo asse di analisi abbiamo riscontrato un aumento del 30% dell'uso di sostanze tra gli under 30 in casa con i propri coinquilini, dato che in realtà va un po' in contrasto con quello che dicevamo prima, di invece un aumento, una riduzione dell'uso di cannabinoidi naturali in casa con i propri compagni. Ovviamente l'uso in scena aperta ha subito un drastico calo. Rispetto al set, quindi come stavano le persone e rispetto alle motivazioni di uso, sia prima che durante il lockdown. Allora, in questo caso ovviamente è decrementato tantissimo l'uso di sostanze per socializzare, che registra un meno 81%, anche per provare piacere, anche se la motivazione dell'uso di sostanze per provare piacere rimane comunque la principale durante il lockdown, assieme al per sfogare stress e ansia. Anche in questo caso mi ritrovo molto con i dati che presentava Dagmar. Durante il lockdown aumentano un po' gli scopi per evadere dalla realtà, per aiutarsi a dormire. Un dato che poi ci ha molto colpito è l'uso di sostanze per evitare la solitudine, che registra un più 40% in generale nel campione e un più 80% quando andiamo ad analizzare i dati secondo il cluster, e il cluster femminile pare aver utilizzato di più per appunto ridurre la solitudine. Generalmente chi abitava con amici in famiglia abbiamo rilevato un leggero aumento delle motivazioni per evitare la solitudine oppure per dormire, così come in chi vive da solo con il partner sono aumentate le motivazioni per sfogare stress e ansia, per evadere dalla realtà, evitare la solitudine o anche per aiutarsi a dormire. Inoltre, in chi viveva con il partner abbiamo registrato un più 20% di uso di sostanze per fare sesso. Abbiamo poi chiesto alle persone, come vi dicevo all'inizio, di indicarci il loro umore nell'ultimo mese e nell'ultima settimana, e abbiamo notato che con l'andare avanti dell'isolamento sociale le emozioni hanno teso un pochino a polarizzarsi. Se mentre prendendo come riferimento nell'ultimo mese, vedete la linea verde indica il 3, quindi le persone si sono posizionate all'incirca nella metà, non erano sbilanciate da un lato o dall'altro del continuum. Andando avanti con il lockdown e con il confinamento, l'isolamento sociale, queste emozioni si sono un po' più polarizzate. Infine, quali differenze ci sono state per genere? Abbiamo notato sia noi in Italia che i colleghi spagnoli di Energy Control che l'umore delle donne era leggermente più negativo rispetto a quello degli uomini. Chiudo qui la mia presentazione, per cui lascio alla discussione e insomma a tutti voi le riflessioni nel merito dei dati che vi ho presentato. Grazie molto Elisa. Mi sentite? Sì. Grazie sì. Elisa, molto, molto interessante. Ci sono già molti elementi comuni tra le due presentazioni, quindi credo che stiano già emergendo
degli input attorno ai quali potremmo davvero ragionare insieme. Lo faremo dopo l'intervento di Kira. Kira Weir è una operatrice di Crew 2000, che è un'organizzazione non governativa che lavora in Scozia, con base in Scozia, e è una formatrice, si occupa di comunicazione e di riduzione del danno, soprattutto anche lei nei party setting e nei setting del divertimento. E Crew 2000 ha condotto a sua volta una ricerca sia su modelli di consumo sia su l'accesso alle sostanze e il mutato rapporto tra consumatori e sostanze. So Kira, welcome to our summer school and thank you, and you can start with your presentation, and Elisa will help with the translation. Thank you. We cannot hear you. We can't hear you. Okay. Please talk. Hi. Yes, okay. Perfect. Yeah, and you can see the slides? No, I can't see them. And now? Yeah, now they work. Okay. Okay. Perfect. Oh. Okay, so my name is Kira and I work for an organisation that is based in Scotland called Crew. We are a harm reduction organisation with a focus on nightlife settings. So mainly we work with people who are taking drugs that would be most associated with the recreational party scene. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Kira e faccio parte di un'organizzazione scozzese che si chiama Crew 2000 per gli italiani. Il nostro servizio si rivolge principalmente a persone che frequentano i contesti del divertimento e che quindi assumono sostanze a scopo ricreativo, principalmente in contesti di divertimento notturno. So Crew Research is at the very heart of the organisation of what we do. The organisation has existed since 1992 and relies very heavily normally on volunteers to get information. La nostra organizzazione esiste dal 1992 e si basa principalmente sull'apporto e sul contributo di volontari. Normally our volunteers will be at events in nightlife spaces and gather information about drug use and drug markets on our behalf by doing surveys. Generalmente i nostri volontari frequentano e sono coinvolti all'interno dei contesti del divertimento e questo permette loro di raccogliere informazioni sull'uso di sostanze e anche di fare alcune indagini, alcune survey. We're also part of a wider European and international network called NUNET, and we have funding from the Scottish Government and various health boards across Scotland. Elisa, non ti sentiamo. Siamo parte di network più ampi come il NUNET europeo e la nostra organizzazione. Ah, io vedo Elisa, non ti sentiamo bene. Io il microfono lo vedo aperto. Ecco, adesso sì, però sei un po' oscillante. Ok, forse è la mia connessione. Adesso mi sentite meglio? Sì. Ok,
Stavamo dicendo che Q2000 è parte di un'organizzazione europea più ampia, che è il NUNET, e a livello locale è finanziato da istituzioni scozzesi, sia di natura governativa che di natura sanitaria. Magari io disattivo la mia videocamera così funziona tutto meglio. Okay, grazie. Okay, Kira, I just shut down my video, so perhaps the connection is better, I hope. And you can continue. So you won't see me, but I can hear you and see you. Okay, great. Great. So at Career, we focus mainly on psychostimulant drug use. So the main drugs that people will come to speak to us about are things like cannabis and cocaine, MDMA. And if someone is taking drugs like benzodiazepines, heroin, and alcohol, they would normally be referred to one of the more mainstream services. Generalmente lavorano sull'uso di sostanze stimolanti o comunque sostanze ricreative, rilevano per cui un uso di cannabis, di cocaina, di MDMA, ma si rileva anche un uso di sostanze più depressorie come benzodiazepine, eroina e alcol. In Scotland, we have quite a unique issue with drug use. When we look at our drug-related death statistics in Scotland, we're a country of 5.5 million people, yet in 2018, 1,187 people died after taking drugs. In Scozia hanno un problema abbastanza unico rispetto alle morti correlate all'uso di sostanze, su una popolazione di 5.000 persone hanno rilevato circa un 1.187 morti dovute all'uso di sostanze. This is something that's been increasing, 100% increase since 2008, a 27% increase since 2017. L'aumento si rileva soprattutto rispetto al 2008, con un aumento del 107% delle morti e rispetto al 2017 sono aumentate del 27%. Obviously, going in the wrong direction when we look at the graphs, and much higher than our European counterparts. You can see here that we are more than 8 times the European average. And in fact, when the UK left the EU, that took with it a third of the drug-related death statistics. Registrano un notevole aumento negli ultimi anni che è molto, di molto superiore, forse del doppio rispetto a tutto quello che si registra in Europa. E dato che è saltato all'occhio anche quando la Gran Bretagna è uscita dall'Europa. So when lockdown happened, we in the UK, we decided that it was really important that we understand more about how and the ways that people are taking drugs, the way the market had changed, because we recognised that despite the fact that we have a take-home naloxone program, a large number of people are still dying after taking drugs, and this risk would be increased if people are taking drugs alone. Quando è arrivato il lockdown in Scozia, hanno deciso subito di monitorare questo fenomeno perché ancora un sacco di persone muore per l'uso di sostanze, e per il fatto, che non è sempre così disponibile il naloxone. Nel 2010 è stata lanciata anche una campagna in Scozia rispetto all'uso di naloxone, però loro hanno sentito l'esigenza appunto che anche in questo periodo di renderlo molto più disponibile. So we began to carry out this survey in April of 2020, and we used the conversation format on SurveyMonkey.
Hanno quindi deciso di cominciare un'indagine ad aprile del 2020 e hanno utilizzato SurveyMonkey come strumento per diffondere il questionario. And so initially we thought the survey might be responded to by people in Scotland, but because we have an international reach through our international networks, we gathered responses from all across the world. And each week we were kind of gathering more and more information as more countries went into this period of quarantine or lockdown. Essendo un sondaggio online ed essendo loro poi molto ben inseriti e conosciuti, non hanno ricevuto solo risposte dagli scozzesi, ma hanno ricevuto risposte da tutto il mondo. So we asked serious questions. We didn't, when we set the survey out, we made sure that it was very low threshold. So we didn't require people to give us information such as gender, age, etc., but we were most interested in their location, and the impact that they had seen on the way that people bought and sold or took drugs. Hanno deciso di dare un taglio molto molto di bassa soglia a questo sondaggio, per cui non hanno richiesto informazioni anagrafiche, non hanno richiesto il genere delle persone e nessun'altra informazione. Si sono principalmente concentrati su quali sostanze venivano usate, sul posto in cui venivano usate e anche cioè, sulle fonti attraverso le quali le persone potevano prendere e recuperare sostanze. Naively, I think we believed that we might only do the survey for a few weeks during a short period of lockdown. We didn't imagine that we would be monitoring the changes to the drug market for such a long period of time. Inizialmente pensavano di fare questo sondaggio e di tenerlo per un breve periodo di tempo, un paio di settimane. Non si sarebbero mai immaginati che invece stavano contribuendo al monitoraggio del consumo di sostanze e a un monitoraggio, tra l'altro, così ampio dell'uso di sostanze durante il periodo di lockdown. The majority of our respondents were from Scotland, with a small number from outside of Europe and around a third from elsewhere in Europe, across the continent. La maggior parte del campione ha risposto dalla Scozia, ma molti hanno risposto anche da altre parti d'Europa, da altre parti della UK e anche una discreta percentuale ha risposto dal resto del mondo. Most people didn't notice any impact on the drug market when the outbreak was mainly contained to China. But once the global pandemic reached Europe, we saw that the majority, more than 60% of people, had seen changes to the drug market. Inizialmente, quando il fenomeno era più relativo alla Cina, non hanno rilevato un impatto significativo, ma hanno invece poi cominciato a rilevare questo impatto, nel momento in cui è arrivato il lockdown. The majority of people who responded to our survey were people who normally would buy drugs face to face rather than using things like the dark net or social media. And so the majority of people were witnessing changes to that face to face market. So we asked also what different kinds of drugs were most affected. Allora, la maggior parte delle persone erano abituate a acquistare sostanze da rapporti faccia a faccia, quindi acquistarle in presenza, e non erano invece, abituati all'acquisto di sostanze online. And so the things that people reported the most changes with were things like cannabis, cocaine, and alcohol. So people reported they were taking more alcohol than they normally would. People also reported using cocaine more often and smoking cannabis more often. But party drugs such as MDMA,
amphetamine and ketamine were things that people were not using as often anymore. Allora, le persone hanno riferito che le sostanze più usate erano cannabis, cocaina ed alcol. Loro hanno invece rilevato un incremento dell'uso di cocaina e alcol, mentre è diminuito l'uso delle cosiddette party drugs, per cui MDMA, sia in polvere che in pasticche, anfetamina, ketamina e via dicendo. When we asked people about what was happening to these markets as well, people felt that the cannabis market was not as affected with shortages as cocaine, for example, but there were visible and noticeable product shortages for almost all drugs that people were buying on the illicit market. Allora, hanno provato ad indagare che cosa stava succedendo nel mercato e loro hanno notato che il mercato dei cannabinoidi non era così colpito, così come quello di altre sostanze come cocaina e altre party drugs. So we were interested in the changes to the market, the shortages and changes in quality of products, because obviously that has implications for the risk that people might be taking. There could be adulterants or there could be unexpected contents or missold products. Can you repeat, Kira, because the connection was not so good and I just catched the last part of your sentence. We were interested in the changes to the market. So we were interested in how the market was being affected, if there were changes to quality and drug shortages, but we were also interested in the behavior of people as well. Allora, erano interessati ai cambiamenti nel mercato delle sostanze illegali, per cui erano anche loro interessati al fatto delle persone che avessero fatto una scorta o comunque se fosse cambiato qualcosa in questo contesto, ma tuttavia erano anche interessati ai comportamenti delle persone in questo specifico periodo relativo all'uso di sostanze. So our survey was a self-selecting survey of people who generally would follow us on social media and engage with our content. So we can assume it's a self-selecting survey of people who normally take drugs. So we had asked questions about frequency and quantity. Il campione è stato autoselezionato e suppongono che il campione che ha risposto siano persone che generalmente seguono le attività di crew e persone che utilizzano sostanze. And we found the majority of people were taking drugs more often, and when they were taking drugs, they were taking a greater amount. Can you repeat, sorry, because the connection. Oh no. We asked if people were taking drugs more often and asked about the quantity of drugs. So the majority of people said they were taking drugs more often and they were taking a greater amount. Hanno chiesto alle persone quanto spesso stessero utilizzando sostanze, il risultato che emerge è che le stavano prendendo più frequentemente, hanno chiesto alle persone che quantità di sostanze stavano utilizzando e hanno rilevato che le persone stavano utilizzando sostanze in quantità maggiore. This left us concerned. Of course, people said they had stockpiled drugs, they were spending more. So we were also concerned about people who may end up getting into drug-related debt as well during this period. Hanno notato inoltre che le persone stavano spendendo di più nell'uso di sostanze e questo li ha portati ad una preoccupazione rispetto anche ad un aumento delle morti dovute all'uso di sostanze. So we asked in a bit more detail also about the changes people had observed, and the main things people were discussing was shortages. People were assuming this was due to people stockpiling. There was also price increases, a lack of variety, poorer quality.
Allora, hanno chiesto alle persone se avessero fatto scorta di sostanze e hanno chiesto alle persone anche circa l'aumento del prezzo delle sostanze che al momento erano in circolazione. Some of the most interesting observations were actually that the drug market seemed to respond to the global pandemic much more quickly than other industries. So very quickly, reports of drug dealers who were wearing masks, wearing gloves, offering contactless delivery, and offering hand sanitizer and various other protective measures to prevent the spread of the virus. Hanno notato che chi vendeva sostanze si è adeguato molto di più alle disposizioni sanitarie che il resto della popolazione, perché hanno notato che chi vendeva sostanze indossava la mascherina, indossava i guanti, offrivano inoltre anche il liquido per le mani, il liquido sanitario per le mani. This was obviously it was very interesting to find out all of these things, and it allowed us to understand how, as an organisation, we needed to respond once lockdown was over, and also during lockdown, how we needed to recognise the needs of people who take drugs. Questo è stato per loro molto interessante perché li ha portati ad interrogarsi sull'offerta di servizi che avrebbero dovuto dare una volta che il lockdown fosse finito, ma anche all'offerta di servizi per le persone che usano sostanze durante il lockdown. Luckily, the people who were responding to our surveys reported in the majority that they did not experience unintended withdrawal symptoms. And in the majority, people who usually would take prescriptions did not have any trouble accessing them. This is likely due to the fact we were focusing mainly on stimulant type drugs rather than opiate and benzodiazepines. Hanno notato che hanno chiesto alle persone se stavano avendo dei sintomi dovuti all'astinenza o se avevano dei problemi nel reperimento dei farmaci, però questo dato non è emerso, per cui le persone continuavano ad avere accesso ai farmaci e non hanno rilevato un incremento dei sintomi di astinenza. The majority of Niente sugli stimolanti che sugli oppioidi. Sorry, I forgot. sorry. The majority of people, however, did report that the changes to the market had caused them feelings of worry or anxiety, mainly to do with the prices or being worried about not being able to access drugs. People also reported that they were finding it difficult to get support for their drug use. Hanno chiesto alle persone se fossero preoccupate o ansiate rispetto al reperimento delle sostanze e la maggior parte del campione ha risposto di sì, per cui avevano paura di non riuscire ad accedere all'acquisto di sostanze. Hanno anche chiesto se le persone stessero avendo difficoltà nell'ottenere un supporto relativo all'uso di sostanze a causa della pandemia globale e anche in questo caso la maggior parte del campione ha risposto di sì, che stava avendo difficoltà nel reperire un supporto. So this gives us the picture of people who do take drugs who are experiencing challenges that are not catered to through mainstream society responses to the pandemic. Quindi le persone erano poste di fronte ad una sfida diversa rispetto alla società in generale, alla società mainstream, in relazione alla pandemia. When we look at the responses for most of Europe, we can see slight differences in the types of drugs that people were taking most often. And also, when we look at Europe as a whole, people were feeling less anxiety, and in some cases, people found it easier to access support than in the UK.
So this kind of shows the different discrepancies between opportunities for support and the implementation of services across Europe. Hanno paragonato i loro dati a quello del resto d'Europa e hanno notato alcune differenze nel merito delle sostanze, ma anche alcune differenze rispetto alla possibilità delle persone di avere un supporto e un accesso ai servizi di cura. Quindi questo pone per loro anche un certo interrogativo rispetto alle differenze che ci sono tra l'Europa e la Scozia. So just quickly, some other information from other services that we helped, other surveys we contributed to. Adesso vi diamo qualche informazione rispetto ad altri sondaggi, ad altre survey a cui abbiamo contribuito durante questo periodo. So with an organization called The Loop, we partnered with other European organizations to complete a survey focusing on the north of Europe to complement the southern European survey carried out by Air Travel. Sono comparse tutte le altre sezioni. Ok, hanno partecipato ad una ricerca con un'organizzazione che si chiama The Loop. E inoltre hanno partecipato ad un'altra ricerca svolta principalmente nei paesi del nord Europa per completare quella che invece veniva svolta nel sud Europa che vi ho presentato prima. There were similar findings, people taking more drugs like cannabis, alcohol, but fewer opportunities of taking party drugs like MDMA. Ci sono risultati simili per cui le persone hanno incrementato l'uso di alcol e cannabis, mentre hanno diminuito l'uso delle party drugs come MDMA, cocaina e via dicendo. We were able to see some interesting insights into specific kinds of drug use. So for example, people who took ketamine who responded to the survey normally would be taking it during lockdown, and they were less likely than other people to pay attention to harm reduction, such as avoiding sharing the same snorting tube. Hanno tuttavia notato che due persone su cinque che generalmente riportavano l'uso di ketamina stavano continuando con questo uso anche durante il lockdown ed erano meno ricettivi rispetto agli altri rispetto all'utilizzare misure di riduzione del danno. So all of the results from the surveys were very interesting. It allowed us to communicate on a very a quick time base, so we could give weekly updates for our surveys so that we were giving information to people as quickly as possible about the changing situation. Loro hanno dato un report settimanale alle persone e alle reti rispetto ai dati che loro stavano rilevando, per cui in qualche modo sono riusciti molto velocemente ad informare le persone rispetto ai cambiamenti che stavano incorrendo nel periodo. And it meant that also we could then be responsive with the kind of harm reduction information we were giving out, so making sure we were focusing on this idea of cleaning any packaging and really making tailored harm reduction information for this situation. Allora hanno deciso quindi di agire cercando di incoraggiare le persone a prestare attenzione rispetto al loro uso di sostanze. Hanno anche poi dato informazioni circa le strategie di riduzione del danno applicabili alla situazione del Covid, come lavare le proprie mani prima di toccare o comunque prima di preparare sostanze. Hanno incoraggiato le persone a evitare la condivisione di sostanze dalla stessa busta e soprattutto pulire le superfici dove le persone stavano per cominciare ad utilizzare sostanze e evitare la condivisione di strumenti. Due to the responses that people gave us in the survey, we were able to create quite a lot of specific harm reduction information that was going to make sure that people were aware of the
increased risk they might be at when they start changing the patterns to their drug use again. In realtà questa situazione ha dato loro l'opportunità di creare una serie di materiale molto, molto targetizzato e molto focalizzato sulle esigenze delle persone e di dar loro dei consigli molto, molto mirati rispetto anche a quella che era la situazione di emergenza sanitaria e di pandemia globale. This allowed us to be very responsive as an organization and also led us to move away from some of our normal practices. One of our first points that we will always tell people is never use drugs alone. But during the period of lockdown, we realized that with many people in isolation, we had to be pragmatic about the information that we were giving. And so we actually created some harm reduction information for people who were determined to take drugs when they were by themselves. Durante il periodo del lockdown hanno cambiato anche un po' alcune informazioni che loro erano soliti dare, per cui il fatto di consigliare alle persone di non usare mai sostanze da sole. Durante il lockdown hanno deciso di essere più pragmatici rispetto a questo punto, perché obiettivamente era abbastanza impossibile, per cui di diventare un po' un supporto alle persone che comunque avrebbero continuato ad usare sostanze. Hanno prodotto del materiale informativo proprio a questo fine, materiale informativo che vedete sullo schermo. The kind of information that we've been giving is more important than ever, because I'd just like to highlight it was Overdose Awareness Day at the start of this week, and it is essential that actually we begin to focus more on the peer-led information that people who take drugs can give us about the changes that we need to put in place. We created a list of recommendations based on our survey results that we think would make a difference to people who take drugs in Scotland and more widely in Europe. In Scotland, we have no heroin-assisted treatment, we have no safe consumption facilities, and we do not have any drug-checking services. This puts people at a great risk during another outbreak such as this, and as Dagmar mentioned, this will not be the only pandemic, this will not be the only lockdown. Dunque, loro credono che in questo momento l'informazione è più importante che mai. Questa settimana è cominciata con la giornata mondiale sulla consapevolezza dell'overdose, per cui ritengono che mai quanto adesso sia necessario dotarsi di una comunicazione che passi attraverso gli operatori pari, che sia una peer-to-peer information. In Scozia non hanno i servizi di distribuzione per quanto riguarda le terapie sostitutive, non è previsto dal governo questa misura, così come non sono attualmente presenti dei servizi di drug checking. Ma come diceva Dagmar, è necessario che questi servizi vengano riconosciuti, perché questa non sarà probabilmente l'unica pandemia, per cui è necessario che questi servizi vengano riconosciuti come essenziali ed estesi a più persone possibile. While the quantitative information that we gathered during the surveys about changes to prices and so on was very interesting and very useful, what we actually found the most insightful would be people's qualitative comments about how they felt, about how they thought drug services could have responded differently, and what they felt that they needed for things to change. Quello che hanno rilevato dai loro dati, circa i dati poi quelli quantitativi sui cambi nell'uso di droghe e nel mercato, li hanno poi comparati a dei dati qualitativi dove le persone hanno espresso delle richieste rispetto ai servizi di cui ritengono di aver bisogno rispetto a servizi che ritengono importanti. So the pandemic has changed how we operate as an organization, but it has also changed how people mobilize. People who take drugs have decided to mobilize. And just yesterday, a mobile drug consumption room
started in Scotland, which is actually technically breaking the law and has been started by drug user activists who want to prevent any further drug-related deaths in Scotland. Questa pandemia dà occasione alle organizzazioni di mobilitarsi, ma anche alle persone di mobilitarsi, e questa è una notizia super recente perché risale a ieri. A Glasgow, quindi in Scozia, delle persone che usano sostanze auto-organizzate hanno in qualche modo sono andate contro la legge e hanno creato la prima stanza del consumo mobile. Lo hanno fatto per cercare di evitare che vi sia un incremento di morti dovute all'uso di sostanze. Just desire to take matters into their own hands might not been as strong prior to the pandemic, but people have learned that they can rely on each other and that they often have to. So this is one of the most interesting insights that we have gathered from our research. I just leave with the tagline of CREW that's been in place since the early 90s, which is to take drugs seriously. And I think we need to take the experience of people who take drugs seriously as well when we are looking at new responses and new opportunities to develop services. Quello che emerge dai loro dati è che, insomma, forse è stato un po' anche un effetto della pandemia, e che le persone hanno capito che devono, insomma, basarsi su loro stesse, in qualche modo auto-organizzarsi. E Kira ci lascia con questa frase, un motto per CREW, che è take drugs seriously, ovvero prendiamo le sostanze in maniera seria. Ed è davvero il momento di attuare questa frase, per cui c'è basarci sui dati quando parliamo di sostanze e prendere il fenomeno in una maniera seria. Ok, thank you Kira, great. Thank you for your contribution and also for the work you show to us to innovate the communication and the harm reduction messages adapting to the pandemic. Thank you. Grazie anche Elisa per la traduzione. E intanto invito tutti a inviare le proprie domande, le proprie osservazioni. Perché ricordo che il rischio di un lavoro così tutto svolto online è che sia tutto esclusivamente frontale, e l'unica possibilità che abbiamo invece di interagire sono le vostre domande, per cui vi invito a farle. Intanto c'è già qualche domanda per Dagmar. Dagmar, there is some questions for you. And we are going to discuss about services tomorrow, but as you are here with us today, there is a question dealing the services, and the question is if in your starting from the research you did, if there is some country that had developed best practice in coping with the pandemic, if there are some best practices from which we can learn something about how to innovate the service system. La domanda, Dagmar, è se dalla ricerca che loro hanno fatto c'è qualche modello vincente, qualche buona pratica, qualche paese che ha saputo meglio di altri far fronte innovando alle sfide della pandemia. You can talk, but I can't hear you. Okay, now? Okay. Now it's okay. Yeah, we have not systematically collected best practices, but some countries have been actually quite fast in developing
adapting, and they have in a way become maybe models for others. For example, very, very early in Germany, fortunately, the OST guidelines were radically revised, and the association that provided input on this had a very big reach at national level. So the situation of incontinuity of substitution treatment was given in that country. And when we received requests from other countries, we were able to forward this information. And we have actually really good examples from a number of countries where new services were put in, for example, drug consumption facilities, in order to ensure that medical services are placed there. We should be collecting these best practices, because we do not want to lose this good progress. Yeah, we should be collecting these best practices in the future. And I know that some countries are currently doing, some initiatives are on their way to collect this. I know that WHO is also collecting things. But we have a good platform for this in our web. Okay, thank you. Dagmar dice che durante quella, le ricerche delle svolte non hanno fatto una vera e propria mappatura dei cambiamenti, però intanto hanno una buona piattaforma per raccogliere questo tipo di informazioni, e quindi è un lavoro che hanno cominciato a fare e continueranno a fare, quello di raccogliere i vari modelli adottati nei diversi paesi. Portava però già due esempi. Per esempio, dice che la Germania si è mossa molto bene, precocemente, emanando delle linee guida che sono state date ai servizi e alle associazioni, e lavorando soprattutto sui programmi di mantenimento metadonici, rendendoli più accessibili. E poi ha nominato, per esempio, l'importanza di potenziare e mettere a regime le stanze del consumo, che noi italiani sappiamo che è un argomento per noi molto dolente, perché siamo forse ormai l'unico paese europeo che non ha ancora avuto la possibilità di avviarle, perché le stanze del consumo sono un presidio, oltre ai loro compiti tradizionali, sono un presidio sanitario veramente importante sul territorio. Quindi l'EMS-DDA farà questa mappatura e avremo molte informazioni prossimamente. Thank you, Dagmar. Yeah, I mean, if I may say, we have a page on our web that where we could try to collect good examples in terms of additional guidelines, not individual project examples, but guidelines how services can adapt, and you find it in our COVID area in the web. Sì, la loro prospettiva non è quella di lavorare descrivendo singoli interventi, ma di produrre linee guida proprio per una innovazione nei sistemi. Ok, thank you, Dagmar. Ho una domanda anche per Kira. Kira, a question for you. Someone asked, what about private party? If during the lockdown there has been a development of this kind of setting, and what is going on? Cioè, ho chiesto a Kira se che cosa sta succedendo rispetto ai party privati, se questa modalità di aggregazione, questo setting ha avuto uno sviluppo, e cosa sta succedendo. So for the first kind of short period at the beginning of the lockdown measures, we found that people were actually in the main adhering to the lockdown restrictions, and therefore the use of party drugs was decreasing. People were telling us there was no parties, they weren't socializing, and actually there was little temptation to do so. But then once we started to get to the mid-June, when in the UK in particular summer starts,
then we started to see more parties, and in particular illegal outdoor parties. So from mid-June onwards, the police across the UK were responding to these parties, and special task force were set up to respond to them. And there has been, you know, a link as well to some kinds of violence at some of these parties, because the understanding is that they're not being organised by the traditional party event organisers, more by people who are looking to take the opportunity to make money somehow. So there's less kind of ethical balance. So therefore, people were a bit more concerned about the spread of the virus at these kinds of events. Again, we were able to produce specific harm reduction information targeted at the groups of people who were going to these unauthorised parties. Elisa, mi puoi soccorrere nella traduzione? Non ti sento. Ti può dare l'audio, Elisa, per favore? L'audio ce l'ha dal punto di vista della regia. Non so perché non si sente. Non la sentiamo? Non ti sentiamo. E provo a riassumere io quello che ho capito da Kira, sì, in effetti si stanno sviluppando situazioni di party setting private, ma stanno riprendendo anche gli altri setting, se non ho compreso male. E compresi quelli illegali, ma anche quelli illegali, perché quelli legali stanno cercando di far ripartire i loro setting e i loro eventi. E quello che Kira dice è che si stanno attrezzando per come dire, calibrare i loro interventi di riduzione del danno a questa nuova fase. Non so, Elisa, se riesci. Non riesci, va bene. Non la sentiamo, ok. Allora, dunque, durante il lockdown non hanno... Mi sentite? Io l'audio l'ho attivato. Molto male, prova adesso. Adesso mi sentite? Oh, è un problema di linea, purtroppo non possiamo farci niente. Ti sentiamo malissimo. Io l'audio lo vedo. Disattiva la webcam e vediamo se va meglio solo con l'audio, per favore. Non so come mai non si sente. Adesso va bene, grazie. Ok, così mi sentite? Così no, mi sentite? Che... Sì? Va bene, direi che vi accontentate della mia sintesi, almeno che qualcun altro dei relatori non voglia integrare la mia traduzione. Ok, va bene. Avevo una domanda anche per Elisa, ma se non ci sentiamo, non ci siamo. Può essere trasferita nella lavagna esterna. Elisa non ha una buona connessione, non riusciamo. Va bene. Oh, there is another question for Kira, sorry, about the dramatic numbers on overdose in Scotland. Which kind of, which drugs are the most responsible for this overdose episode? Yeah, so apologies, I kind of skipped past that slide a little. So when we are looking at the drug overdoses in Scotland,
the vast majority are actually relating to opiates and benzos. So 86% of the deaths involved opiates, so that's things like heroin, methadone, and so on, and 67% of the deaths involved benzodiazepines. Half of those new psychoactive substances, specifically atezolam. And the big issue is that the majority of people are taking more than one drug, so 94% of 94% of people are taking more than one drug, and that is actually what is happening there. I don't know if you want to translate that bit, and I have one more point to answer the question. Yeah. Allora Kira dice che la gran parte delle overdose, l'80%, è dovuta a oppiacei, eroina, metadone, eccetera. E la restante parte è dovuta in parte a benzodiazepine e poi anche a diverse varie sostanze, alla NPS. E sostanzialmente dice che una grande difficoltà nel far fronte a questa situazione è anche il policonsumo, quindi il fatto che le persone assumono diverse sostanze contemporaneamente, e questo naturalmente aggrava la situazione e rende anche più difficile farvi fronte. Thank you, Kira. Elisa, adesso puoi parlare perché avrei una domanda anche per te. Vediamo. No, non ci sentiamo. Va bene, siamo costrette a rinunciare. Io direi che possiamo chiudere questa prima parte. Mi sentite? Chi è? Chi sei? È Susanna, è la voce di Elisa che arriva in ritardo. Dobbiamo rinunciare. Niente, dobbiamo chiudere. Allora, io ringrazio le relatrici di questa prima sezione. So, many thanks to you all. Many thanks Dagmar and Kira. Thank you for your contribution. E noi andiamo avanti con la seconda parte della sessione, che si concentra su due diversi aspetti correlati alla pandemia. La prima è, riprendiamo il discorso che hanno già introdotto le relazioni precedenti circa i cambiamenti relativi ai mercati illegali, e lo facciamo grazie al contributo di Alessandro De Pascale. Alessandro è un giornalista d'inchiesta, filmmaker, sono molti anni che si occupa di questioni che riguardano il narcotraffico, i narcostati, il rapporto tra guerre e narcotraffico, a cui ha dedicato un suo libro, si chiama Guerra e droga, uscito nel 2017. E come più recente ruolo è entrato a far parte del comitato scientifico di Forum Droghe, con nostra grande gioia. E ad Alessandro abbiamo chiesto di leggere in prima battuta quelle che sono le indicazioni, le informazioni attorno a cosa è successo nei mercati illegali, uscite dalle ricerche che abbiamo presentato e da quelle che presenteremo nel pomeriggio. Ma poi soprattutto, insomma, di darci il suo contributo esperto, che ci aiuti, insomma, a leggere le tendenze in atto nei mercati illegali di droghe. Prego, Alessandro. Bene, ciao a tutti, grazie. Vedete le slide? Ancora? Vediamo. Ok. Aspettate. Ok, ora dovreste vederle. Perfetto. Ok, allora. Allora, io ho tentato, visto che insomma mi è stato chiesto appunto di cercare di raccogliere delle testimonianze dai consumatori per capire un pochino il mercato illegale in questa pandemia, e ci tengo innanzitutto a dire
cioè, ci tengo a specificare che insomma questi nuovi sistemi, le chat criptate, non vanno demonizzate. Nel mio lavoro, ad esempio, sono fondamentali per raccogliere testimonianze e tutelare le fonti di chi insomma accetta di partecipare. Allora, riguardo un pochino al lockdown in Europa, vediamo un pochino alcune testimonianze. Ad esempio da Londra mi è stato detto che oltre alle abituali consegne a domicilio, i dealer si sono affidati a ragazzini ben allenati a correre, reclutati anche sui social, che appunto effettuavano le consegne nel momento in cui erano per strada a fare attività sportiva, oppure a false uniformi di servizi pubblici che insomma operavano. Altre due testimonianze arrivano da Amsterdam. Mi hanno riferito che, insomma, come già avveniva prima, lì il mercato è principalmente concentrato su gruppi in chat privata, dove scegli la sostanza che vuoi, il taglio, la quantità, quindi il prezzo che ti va bene, paghi in criptomonete e poi ti dicono dove nella tua zona ti hanno lasciato il plico contenente la sostanza. Un altro aspetto importante è stato, insomma, all'inizio il governo olandese ha disposto la chiusura dei coffee shop, o meglio ha annunciato la chiusura dei coffee shop. Avrete visto le numerosissime immagini, le fotografie che sono circolate, delle file davanti ai coffee shop, però diciamo questa chiusura ha fatto fiorire il mercato illegale e così il governo ha preferito riaprirli, anche se non come è avvenuto negli Stati Uniti, dove il consumo ricreativo è stato legalizzato fin dall'inizio, sono stati dichiarati beni essenziali e quindi non hanno mai chiuso. Un'altra testimonianza arriva da Berlino, in questo caso di un dealer, che dice: ad aprile ho venduto 500 grammi al giorno di hashish, prima di solito meno di 100 grammi ne vendevo, anche le vendite di chetamina gli si sono triplicate. Nel caso suo lui fa consegne a domicilio, durante il lockdown si è affidato a dei runner e poi insomma mi ha detto che nel Görlitzer Park, spero di averlo pronunciato bene, ma il tedesco si legge come si scrive, insomma in realtà lo spaccio all'aperto è continuato, cioè da un lato c'era la polizia e dall'altro c'erano i pusher che rispettavano le regole, nel senso che erano con guanti e mascherine. Un'altra testimonianza arriva da Montpellier, in Francia. Questo ragazzo mi ha detto che insomma il suo dealer ha una panetteria e quindi anche durante il lockdown non ha avuto alcun problema per i suoi approvvigionamenti e tra l'altro anche lui effettuava consegne a domicilio. Un'altra testimonianza arriva da Madrid, dove a giugno la polizia ha smantellato una rete di 25 dealer di cocaina che erano attivi durante il lockdown in 8 zone della capitale. Si contattavano in chat criptata e in 20 minuti garantivano in moto consegne nei supermercati più vicini a dove abitavi. Sono andato a cercare il dato della polizia che ha stimato insomma avessero oltre 2.000 clienti. Sull'Europa il focus che ho deciso di fare, aspettate non mi si cambia la slide, ok, l'ho fatto sull'est e su questo mi sarebbe piaciuto chiedere all'Osservatorio di Lisbona se avesse contezza di questa cosa. Sostanzialmente l'11 agosto la polizia ha fatto una conferenza stampa, ha convocato una conferenza stampa in cui ha collegato a un cannabinoide sintetico che a loro dire è comparso sul mercato ungherese a maggio, quindi diciamo in piena pandemia, alla morte di 11 persone avvenute in diverse aree del paese negli ultimi 4 mesi. Si tratta di dei granuli rossi che arrivano dalla Cina, è una NPS, una delle 18 individuate nel 2020, come detto un cannabinoide sintetico. Nelle slide trovate le due sigle con cui insomma è indicata questa nuova sostanza, e la scoperta è avvenuta in seguito al decesso di un 23enne nel nord dell'Ungheria. Le aziende cinesi lo vendono nel web di superficie, essendo una NPS, a quanto affermano la vendono pure al 99,99%. Ho fatto fare una ricerca se fossero presenti delle allerte su questa sigla, però mi hanno detto insomma che né dall'Osservatorio di Lisbona né in Italia dall'Istituto Superiore di Sanità e nel network europeo di drug checking, il TEDI, ha emesso allerte per questa sostanza in particolare. Sono andato a cercare un pochino sui forum online se c'era qualche consumatore che insomma descriveva l'esperienza o l'aveva provata, e ne ho trovato solo uno di 5 mesi fa su un apposito forum dedicato ai noids, che sono appunto i cannabinoidi sintetici. Aveva appena acquistato e ricevuto questa sostanza a domicilio, acquistato dal web e ricevuto a domicilio questa sostanza, però non l'aveva ancora provata, nessuno gli ha risposto insomma
che nessun consumatore gli ha risposto di averla provata, ne ha descritto gli effetti e poi diciamo non ha riportato alcuna esperienza. Spero insomma gli sia andata bene. Sono andato a cercare, come detto, nel web di superficie basta digitare quella sigla su Google, ho trovato un pochino diciamo di ditte, di aziende cinesi che la vendono, qui vedete le foto, il prezzo non è indicato, infatti get price o inquire now. A quel punto io ho scritto per capire un pochino, perché le autorità ungheresi dicono che si trova a 3-4 euro in strada, e loro mi hanno risposto che un chilo lo vendono a 1900 euro, quindi 1,90 euro al grammo, il singolo grammo a 5-10 euro, il tutto spedizione inclusa, in questo caso per l'Italia. Vediamo un pochino nel nostro paese. Allora, un pochino di testimonianze da varie zone dell'Italia. Il fenomeno che viene fuori in Italia è, rispetto ad altri paesi europei dove la consegna a domicilio era già sviluppata da tempo, nel lockdown in Italia pare che insomma ci sia diciamo fiorita questa modalità. Milano, per esempio, dopo la prima settimana di stop, racconta questa persona, il mio dealer si è organizzato attraverso un runner che consegnava pizza a domicilio con prezzo leggermente maggiorato. Genova, dei ragazzetti, uno di questi mi ha detto: io fumo crack e uscivo ugualmente a cercarlo. E a me è andata bene, ma molti nel mio gruppo sono stati beccati. In provincia di Pisa, invece, un'altra persona mi ha detto che il suo pusher di hashish, essendo residente in un altro comune, durante il lockdown non è riuscito ad approvvigionarsi e quindi per la prima volta ha fatto ricorso al CBD, acquistato nel tabacchi vicino casa, dice lui, allo stesso prezzo di cui pagavo l'hashish. Una testimonianza invece interessante arriva dalla provincia di Fermo, e di questo avevo discusso, avevo posto questa domanda, questo dubbio che avevo nei giorni scorsi a Stefano Vecchio. Sono riuscito a trovare una persona che ha avuto questo problema, cioè quello del dover scrivere se vivi in un comune in cui non è presente un servizio, un CERT, del doversi spostare in un altro comune per avere la propria terapia. Questo ragazzo mi ha detto: l'eroina non ero più in grado di procurarmela, siamo in provincia di Fermo, l'eroina non ero più in grado di procurarmela e per prendere il metadone mi dovevo spostare in auto in un altro comune. Un paio di volte sono stato fermato e il dover giustificare quello spostamento nell'autocertificazione a suo dire è stata una violazione della sua privacy. Tra l'altro mi ha raccontato che è stato fermato sia all'andata che al ritorno, cioè sostanzialmente all'andata su una delle uniche due strade di accesso al paese è stato fermato da una pattuglia, ha dovuto mostrare l'autocertificazione e spiegare dove stava andando e a fare cosa, e al ritorno è stato ulteriormente fermato, gli è stata anche perquisita l'auto. Testimonianza da Roma: col mio dealer di fiducia mi incontravo nel parcheggio di un supermercato a una pompa di benzina, stesso prezzo, stessa qualità. Napoli, testimonianza che arriva dal centro di Napoli: le piazze di spaccio sono rimaste in piena attività, anzi nel mio quartiere con la gente al lavoro da casa hanno lavorato persino di più. Palermo: in quel periodo hanno iniziato a vendere hashish di ottima qualità, poi scomparso a fine blocco. A mio parere era quello che avevano per loro, ma che hanno messo sulla piazza non avendone altro a disposizione. L'ultima è su Deep Web. Dalle ricerche su Covid e pandemia dell'Osservatorio di Lisbona, vado a memoria, dai 10.000 e poco più di 10.000 questionari a cui hanno ricevuto risposta, il 2% ha affermato di aver fatto ricorso al Deep Web. Nessun nuovo utente individuato, scrivono loro, e l'Italia non è mai citata nell'apposito report di cui parlavo, che è questo che trovate qui, del maggio 2020, con dati però fermi a marzo, quindi praticamente quando sulla mappa mondiale del contagio in rosso c'era solo la Cina e l'Italia. Qui trovate un pochino di articoli di giornale che ho trovato sulla base anche delle testimonianze che avete letto. Nel caso delle consegne a domicilio con beni alimentari, ho trovato una notizia di Torino di un arresto di un rider che consegnava a domicilio cocaina e marijuana, oppure dell'allarme dell'Interpol su questa nuova modalità, addirittura questa notizia di Firenze che è circolata molto su una persona che nell'autocertificazione ha scritto devo comprare droga, e su un giro di spaccio durante il lockdown che avveniva anche in chiesa quando le funzioni religiose sono state riammesse. E poi soprattutto vi ricordo che insomma durante il lockdown c'era
anche un gruppo di carabinieri della caserma di Piacenza che secondo un'indagine della magistratura insomma spacciava e torturava in pieno lockdown. Il focus ho deciso di farlo sull'Italia, sul CBD, perché si è discusso molto dell'aumento o meno delle vendite di CBD. A quel punto ho cercato dei dati, ho contattato delle aziende, perché e sono tutte aziende che vendono online, quindi che consegnano a domicilio, perché per capire se davvero c'era stato o meno questo aumento, insomma, andavano sentite loro. Allora, cbdmania.it afferma nel mese di aprile più 300% rispetto al periodo pre-Covid. Nei mesi successivi i numeri nuovamente scesi, ma stabilizzati comunque su valori superiori a quelli registrati nel primo trimestre dell'anno. Just Mary, che è un altro sito, nel mese di marzo, con l'inizio del lockdown, stesso fatturato di tutto il 2019. Quindi in un mese il fatturato dell'intero anno scorso. Quindi l'ha definita un'esplosione vera e propria, non un boom. Se a febbraio ricevevano circa 70 ordini giornalieri sul sito, a marzo ne hanno fatti 350 in un solo giorno, tanto che a Milano e Roma erano costretti a bloccare gli ordini nel tardo pomeriggio così da riuscire a completarli con delivery in serata. Fino a poco tempo fa un loro fornitore impacchettava 1000 bustine in un mese, ora ne confeziona 3500 a settimana. L'erba del Chianti, che è un produttore toscano, a marzo-aprile il fatturato è stato, diciamo, la metà di in tutto quello dell'anno scorso, quindi il 50% del fatturato 2019 nei soli due mesi, marzo-aprile. Tutto ovviamente dato dall'incremento delle vendite online, delle consegne a domicilio, a suo dire per il tempo che la gente ha avuto a disposizione per dedicarsi al benessere, alla persona e al relax. Widora, marzo-aprile, quindi sempre in due mesi, la crescita del delivery è stata fino all'80% e questo ha portato non solo a una fidelizzazione dei clienti ma anche a un accrescimento del numero di visite, tanto che a loro dire ad oggi circa il 60% dei clienti sono nuovi utenti che hanno quindi conquistato attraverso insomma questa pandemia, questa fase di lockdown. L'altra cosa che insomma è emersa e che forse potremmo collegare anche all'esplosione del CBD è stata una carenza di hashish sul mercato e un suo ritorno con prezzi nettamente maggiori. Questi sono dei messaggi che ho trovato in un gruppo chiuso di psiconauti su Facebook, il social network di massa per eccellenza. Viene un utente chiede: ma dovunque in Italia dal lockdown il fumo costa un casino? E le risposte sono sì, il doppio, il triplo, qui a Palermo fino a 10 volte è aumentato. In Umbria addirittura c'è una persona che dice che in centro lo paga 20-25 euro al grammo, non sappiamo quanto lo pagava prima. Un altro a Taranto, in Città Vecchia, se la panetta prima la pagava 1,80 euro, massimo 2,30 al grammo, ora 15 euro al grammo e così via. Addirittura a Bergamo in lockdown non si trovava quasi più, adesso ce n'è abbastanza, ma il prezzo è raddoppiato. In Liguria c'è chi dice che è arrivato al triplo, quadruplo e così via. A quel punto, da giornalista, ovviamente ho cercato di trovare delle risposte a questa carenza e ho puntato ovviamente la mia lente di ingrandimento sul Marocco, che è il principale produttore al mondo di resina di cannabis, quindi di hashish. Allora, qui vedete due, diciamo, notizie. La prima è della Reuters, la forse più importante agenzia di stampa al mondo, nonché secondo me, a mio parere, una delle migliori, affidabili. Questa notizia è del 18 maggio e spiega che praticamente il Marocco a marzo, cioè quando per l'appunto solo l'Italia e la Cina erano in pieno lockdown ed era appunto il contagio rosso sulla mappa, guardando appunto a ciò che succedeva in Italia, ha stabilito un lockdown totale. Sono stati totalmente bloccati i movimenti tra città, chiusi i confini aerei e marittimi e quindi diciamo dalle montagne del Rif dove viene prodotto l'hashish hanno avuto problemi con le rotte tradizionali che era quella della costa mediterranea. Vi ricordo che insomma 14 chilometri di mare separano Tangeri dalla Spagna e quindi avevano dovuto avviare una rotta alternativa. Una rotta alternativa che prevedeva insomma di trasportare su camion alimentari l'hashish fino alla costa atlantica e quindi non più a quella mediterranea, oltre il doppio del percorso via terra, e poi da lì l'unico modo era imbarcarla su pescherecci che poi dovevano in acque internazionali incontrare altre barche che le trasportavano in Spagna o nei paesi destinatari. I sequestri sono stati tanti, questa rotta
a quanto pare insomma non funziona molto, e così nel RIF qui a fianco vedete un articolo di una settimana fa realizzato con testimonianze di marocchini, quindi anche direttamente dal RIF, da Tangeri o dalla costa atlantica, e sostanzialmente quello che viene fuori è che proprio a causa di questo problema nella rotta e quindi nel far uscire l'hashish dal paese, nel RIF in questo momento stanno stoccando principalmente, sia perché hanno problemi nel raccogliere, perché molti sono lavoratori stagionali che vengono da altre regioni e ora quindi non possono arrivare nel RIF, e sia perché appunto c'è un problema nel far uscire l'hashish dal paese. Quindi viene stoccato, vengono garantite solo le vendite interne, il mercato interno, che è pari al 20% del totale. A questo punto, visto che prima c'era stata una domanda sull'adeguamento dei servizi europei alla pandemia, su come hanno risposto i servizi europei alla pandemia, dall'Osservatorio di Lisbona ci hanno detto che hanno dati parziali, però nel loro rapporto del maggio 2020 qualcosa c'è. Allora, sicuramente in tutta Europa c'è stata una nuova flessibilità nel garantire insomma la terapia sostitutiva per gli oppioidi, con affidi più lunghi, dosaggi maggiori, riduzione o cancellazione dei test delle urine. Ricordiamo che insomma sono 700.000 persone circa in trattamento con farmaci sostitutivi in Europa, 90.000 in Italia. Poi sono stati avviati alcuni programmi di scambio aghe e siringhe. Alcuni programmi di scambio aghe e siringhe hanno incoraggiato gli utenti a portare via quantità maggiori di materiale. Alcuni servizi in Francia hanno addirittura utilizzato il servizio postale per fornire materiale di riduzione del danno agli utenti direttamente a casa, perché un'altra cosa che emerge da questo lockdown e quindi anche dalle consegne a domicilio è che comunque sta avvenendo, sicuramente è avvenuto e magari continua ad avvenire, forse continua ad avvenire, un consumo all'interno delle mura domestiche. Per chi vive da solo ovviamente questo aumenta i rischi droga correlati. A Spalato, in Croazia e anche altrove, scrive sempre l'Osservatorio di Lisbona, sono stati istituiti punti di riduzione del danno self-service per facilitare l'accesso a questi strumenti vitali, riducendo così il contatto fisico. Ma ci sono nazioni che hanno addirittura emanato nuove linee guida. E ricordiamo che il rapporto è di maggio, e nuove linee guida apposite per far fronte, insomma, alla pandemia. Ad esempio in Repubblica Ceca, aprile 2020, è stato approvato l'uso off-label di un farmaco, uno psicostimolante che già veniva utilizzato per il trattamento ospedaliero per i consumatori problematici di metanfetamina, che in Repubblica Ceca insomma è uno dei paesi europei in cui questa sostanza viene consumata di più. In Portogallo sono stati distribuiti per la prima volta spray di naloxone ed è stata attivata una postazione mobile per il consumo. Anche in Spagna è stata attivata una struttura temporanea per il consumo. In Irlanda la consegna dei farmaci sostitutivi è stata attivata direttamente a domicilio, con foto scattata dal cellulare per verificare l'identità del destinatario. E in diversi paesi si è optato per l'acquisto in farmacia, cioè non l'acquisto, insomma l'ottenimento del farmaco sostitutivo direttamente in farmacia con invio della prescrizione elettronica o con postazioni mobili che fornivano insomma la terapia sostitutiva in strada nei vari quartieri delle città. Ci tenevo ad aggiungere questa parte perché credo che in un mercato in continua mutazione, ancora di più oggi ai tempi di questa pandemia, i servizi facciano parte, insomma, se non del mercato, insomma della risposta che si deve dare al mercato, e quindi lo ritengo comunque un aspetto fondamentale da analizzare. A questo punto chiudo con una domanda. In Italia, allora, da quello insomma che sono riuscito a capire, intanto nei decreti Cura Italia e Rilancio, quindi nei maggiori provvedimenti che il governo ha preso per far fronte dal punto di vista economico a questa pandemia, nemmeno un euro è stato garantito a gran parte del terzo settore. Sono state, diciamo, previste o rimandati degli adempimenti fiscali o previsti, diciamo, delle dichiarazioni dei redditi, però comunque in ogni caso gran parte del terzo settore, cioè sul piatto non è stato messo un euro per il terzo settore. In più non è stato varato nessun provvedimento ad hoc, quindi il terzo settore, il privato sociale, ha dovuto
affrontare questi primi mesi di pandemia con il quadro legislativo preesistente, e soprattutto, a quanto mi risulta, insomma, non è stato previsto nessun nuovo servizio. Nella tabella preliminare del report che vi citavo prima, dell'Osservatorio di Lisbona, che, come hanno ricordato da Lisbona, a dati parziali ovviamente, però c'è una tabella su come, diciamo, i servizi dei paesi europei si sono adattati a questo Covid-19. Ebbene, l'Italia non c'è. Grazie, vi ricordo che se avete domande di scriverle in chat, felicissimi di rispondere. Grazie Alessandro, molto interessante, molti spunti, spero che i nostri partecipanti si possano sbizzarrire con domande, io ne ho già un po', ma le rimandiamo direi a dopo l'intervento di Riccardo Ramello. Faccio solo un commento su questa tua ultima annotazione, l'Italia è assente spessissimo dalle rilevazioni dell'EMS DDA, soprattutto quando si tratta di riduzione del danno, ovviamente qui c'è un problema alla base che riguarda le nostre politiche di riduzione del danno, c'è anche un problema che ci trasciniamo da un po' ed è relativo a come funziona il nostro focal point nazionale presso l'EMS DDA. Però questo è un problema storico che per noi è gravissimo, perché non riusciamo in questo modo mai a confrontare seriamente la nostra situazione nazionale con un andamento europeo. Anche perché, perdonami Susanna, normalmente vengono inviati dei questionari ai vari governi, e quindi il problema è che l'Italia spesso non risponde, e provocazione forse in questo caso qui ancora di più non ha evidentemente che risposte dare. Non risponde appunto perché molto spesso non ha una rilevazione dati adeguata, e dietro questa carenza c'è un problema evidentemente politico e di politiche nazionali. Di questo discuteremo credo ampiamente nella giornata di domani. Adesso do la parola a Riccardo Ramello. Riccardo è attualmente ha un dottorato di ricerca alla Nottingham Trent University in Gran Bretagna, ma soprattutto è attivo in un'associazione che è Club Futuro, e ci dirà poi lui meglio, ma Club Futuro si occupa diciamo dell'impatto socioculturale della vita notturna e degli ambiti del divertimento. E in questo momento sta collaborando con un progetto che si chiama Global Nighttime Recovery Plan, che si occupa proprio di come dire, analizzare gli effetti e l'impatto della pandemia sul mondo della notte e del divertimento. Riccardo ci porterà un contributo specificamente focalizzato sul consumo di alcol. Che è un tema che, come avete visto, insomma, nelle ricerche emerge, quindi ci interessava molto avere un approfondimento. Prego Riccardo. Ciao a tutti, penso che mi sentite bene. Io sono appunto perfetto. Allora, in quest'ultimo periodo, diciamo che con Club Futuro e con il mio, diciamo, progetto di ricerca di dottorato, ci siamo sicuramente interrogati tanto riguardo a questa situazione e tutti i trend che sono nati e tutte le dinamiche che sono nate, che sicuramente avranno un impatto molto pesante e molto anche complesso sul futuro. Non voglio ripetere tanto le cose che sono già state dette prima, però anch'io ho visto un po' i trend da alcuni studi internazionali e mi sembra che sono in linea con quello che è stato detto prima riguardo il consumo dell'alcol. Per esempio in Australia una ricerca di fine marzo ha visto un incremento dell'online retail dal 55 al 500%, anche se non si è capito se questi dati sono stati, diciamo, riferiti a un primo fenomeno di stoccaggio dell'alcol, diciamo, per uso personale, e poi ci sia stato poi un riassestamento delle,
delle vendite, però fondamentalmente anche in Germania e in America, in Canada, l'utilizzo dell'alcol, diciamo, non per uso ricreativo, ma per uso personale è tendenzialmente aumentato e ovviamente ci sono tutta una serie di cause che sono state già citate prima, a cui aggiungo anche lo stress diciamo, del ruolo di parentela che le donne si sono trovate ad affrontare in maniera molto più densa, diciamo, e quindi con uno stress molto molto più accentuato e soprattutto senza nessun tipo di azione da parte dei vari settori pubblici, eccetera, per provare ad affrontare questo nuovo scenario. E una nota di colore c'è stata, diciamo, questa leggenda che mi sembra che sia circolata più o meno intorno ad aprile, del fatto che l'alcol poteva aiutare a prevenire il coronavirus, un mito che comunque è circolato soprattutto in Est Europa, ma anche tipo in Georgia, ma in Thailandia, insomma, è stato un po' una specie di passaparola, una cosa che si è diffusa senza ovviamente nessun tipo di ricerca scientifica, comunque senza nessuna base scientifica, e che ha anche un po' distorto la percezione dell'alcol e del consumo dell'alcol durante questo periodo di coronavirus. Un'altra cosa molto importante che ancora si fa un po' fatica a capire è quale sia stato l'impatto della chiusura molto repentina di tutte le università e tutto il settore notte, quindi diciamo tutta quella parte di vita sociale che soprattutto coinvolge giovani under 30 e che chiaramente è anche associata molto all'uso ricreativo di sostanze e soprattutto di alcol. Questa chiusura molto repentina è anche lì non accompagnata da nessun tipo di strategia a medio e lungo termine da parte delle istituzioni, chiaramente ha avuto un impatto che va da un impatto sul lavoro e quindi chiaramente su tutto il reparto economico che si basa sui club, sull'economia della notte più in generale, i pub, i ristoranti, eccetera. Fino ovviamente a un impatto psicologico, quindi a una mancanza di socialità, una mancanza di ritualità che nel bene e nel male, in molte fasce d'età è una costante, è un elemento molto importante, di socialità e che venendo a mancare chiaramente ha creato un vuoto sarebbe interessante capire come le persone hanno colmato. Per esempio, nel progetto che abbiamo fatto e di cui appena è uscito il secondo capitolo, quello che hai citato, Global Nighttime Recovery Plan, nel secondo capitolo che ho coordinato io sul futuro dei dance floor, è stato interessante andare ad analizzare tutta una serie di dinamiche, da un lato socioculturali sono state impattate dal Covid e dal lockdown e anche tutta una serie di dinamiche di quello che io chiamo un po' ristrutturazione, no? Dell'economia e delle vite sociali che ovviamente porta con sé tutta una serie di problematiche, di criticità, ma anche di opportunità. Quindi tutta la parte, diciamo, per esempio di online, prima si è parlato molto del retail online, dei nuovi modi di interagire tramite social, tramite Zoom, tramite tutte queste nuove piattaforme che sono esplose e che hanno per esempio anche coinvolto i rituali di bere, no? Del drinking sociale che si è spostato un po' dal mondo fisico al mondo virtuale. E chiaramente anche queste piattaforme, questi strumenti portano con sé delle criticità che spesso vengono sottovalutate, per esempio tutta la parte di chiaramente controllo, di prevenzione che a livello che su diciamo nel mondo virtuale sono ancora molto allo stadio diciamo embrionale. In una ricerca si faceva notare, per esempio, che
il controllo sull'età per chi acquista alcol online è molto molto più rilassato rispetto al controllo che magari potrebbe esserci in un negozio o in un club o in un pub. Un'altra cosa ovviamente può essere tutta la parte relativa a diciamo harassment, quindi un po' tutta la parte più di messaggi violenti o meno che possono scaturire dall'interazione online, che chiaramente non hanno delle forme di filtri dei controlli tanto testati, che quindi hanno chiaramente portano con sé una serie di problematiche. E in generale diciamo che il mercato poi dell'alcol ovviamente essendo un'entità che ha anche una certa tipologia di forza e ha una capacità di adattamento molto più forte rispetto ai singoli operatori della notte dei club, ovviamente la chiusura degli spazi della notte ha inciso in maniera molto limitata poi sull'industria complessiva dell'alcol, anche se lì devo ammettere che devo ancora un po' controllare i dati ultimi per capire se c'è stata una perdita anche di fatturato importante all'interno della distribuzione, della produzione di alcolici. Sono però tutti fenomeni che effettivamente devono essere molto ragionati, perché il fatto che un'economia della notte è quindi un'economia anche di socialità e di consumi vari, molto trasversali, diciamo abbia abbia quel tipo di precarietà che da un momento all'altro diciamo un intero settore può essere chiuso, può essere bloccato per ovvie ragioni, senza però avere una strategia e senza avere fare delle riflessioni su quali sono gli impatti sulle persone che comunque fruiscono di questa tipologia di socialità e questa tipologia di esperienze, è una cosa molto problematica. Oltre appunto a ragionare a come le persone consumano e come riadattano i propri consumi a delle situazioni di crisi come appunto il Covid o come possono essere delle crisi economiche passate e future, bisognerebbe anche un po' forse ragionare alle strutture o diciamo agli environment, agli spazi in cui vengono consumate queste sostanze e dove si sviluppano queste ritualità di socialità tra le persone, e questi spazi come possono essere diciamo valorizzati o comunque resi anche più attivi all'interno di politiche di prevenzione, di cura, di sostegno e di informazione. Perché altrimenti chiaramente si riduce tutto quanto un po' a una situazione solamente economica, e come dicevo sempre quando parlavo di Club Futuro, se consideriamo il mondo della notte e le persone che vivono chiaramente l'economia della notte solamente in termini economici, quindi un'economia della notte che offre un servizio, una serie di servizi legati al consumo alcolico, culturale, eccetera, e i fruitori della notte solamente come acquirenti, quindi come consumatori della notte, una situazione di Covid o una situazione di grande, diciamo, di forte riassestamento economico può tranquillamente, diciamo, autogestirsi con una ristrutturazione dei modelli di consumo. Ragionando in questa maniera qua, solamente in termini di cosa, come consuma e cosa si consuma, si perde un pochino forse la cosa più ampia, che è il perché si consuma, il dove si consuma e soprattutto poi nel lungo termine che cosa può comportare un cambiamento così radicale dell'environment di consumo, tra virgolette. Che è chiaramente un discorso molto ampio e molto, molto complesso, che purtoppo anche a livello istituzionale non è tanto fatto. A livello diciamo più indipendente, questo progetto a cui ho partecipato sta cercando di farlo a livello internazionale per cercare di capire un po' di più, o comunque
cercare almeno di raccogliere una serie di idee, di spunti e diciamo cercare anche un po' di incoraggiare nuove soluzioni, nuove direzioni, però sicuramente in questo contesto ci mancano tantissimi dati e diciamo che questionario, altre tipologie di ricerche specifiche su che cosa ha comportato o meno il cambiamento del setting. Prima si parlava dei cambiamenti dei setting privati, però il capire che cosa ha comportato questo cambiamento di setting a livello proprio un po' della psicologico, a livello anche delle dinamiche sociali, sono ricerche che in questo momento sono un po' assenti. Quello che è stato interessante è che chiaramente chiudendo i club e gli spazi della notte per tanto tempo, a un certo punto l'esigenza di socialità che non è stata assolutamente affrontata dalle politiche in quasi tutto il mondo, cioè non ci sono, diciamo, politiche particolarmente illuminate che hanno ragionato al fatto che a un certo punto le persone si sarebbero volute riunire, sarebbero volute tornare a fare festa o comunque a riportare quel tipo di ritualità nella loro vita quotidiana. E quindi tutto il movimento dei rave illegali, che tra l'altro anche lì c'è stata una dinamica molto interessante, perché da alcuni articoli sembra che diciamo che i promoter di rave illegali più storici si sono ben guardati dal effettivamente proporre dei raduni, dei rave senza diciamo grandi pensieri sulla prevenzione in questo periodo, e quindi hanno fatto una scelta molto consapevole di non proporre appunto questa tipologia di feste, mentre si sono sviluppate tantissime feste, tantissimi micro rave o anche rave da qualche migliaia di persone, come è successo in Inghilterra, però in maniera assolutamente spontanea e con pochissima consapevolezza sulle questioni di prevenzione, sulle questioni di controllo sociale, di peer support, eccetera. E infatti in Inghilterra sono state delle situazioni un po' drammatiche che devono ancora essere accertate, ma si parla comunque di stupri piuttosto che problematiche grosse relativo ad abusi di sostanza. E quindi tutto quello che io cerco sempre di proporre nei momenti di conversazione è il fatto che senza una conversazione costante tra diverse entità che vanno da chi effettivamente lavora nei contesti in cui l'uso di sostanze sia legali che legali è un pochino più forte, sia diciamo includendo poi anche le persone, le realtà che invece lavorano più a livello istituzionale e aprendo anche il confronto a livello un po' internazionale per capire gli altri operatori come stanno affrontando la cosa. Ecco, senza queste tipologie di confronti sicuramente le strategie a lungo termine, a medio-lungo termine, sono molto deboli, sono molto arraffazzonate o comunque colgono solamente delle piccole parti di realtà. Io spero appunto che nel tempo, perché purtroppo forse questa situazione non è destinata a finire o comunque a chiudersi nel brevissimo tempo, e sicuramente avrà un impatto sul lungo periodo che forse sarà anche più impegnativo da affrontare che il lockdown di questi mesi, e spero che nei prossimi tempi si riesca a creare questi network sempre più solidi di condivisione di esperienze, ma anche di pressione a livello sistemico, quindi di pressione a livello istituzionale, di lobby sulle scelte, sulle dinamiche diciamo di strategia, di planning, e anche di raccolta dati, che altrimenti chiaramente rimane tutto quanto molto limitato e molto così, un po' troppo spontanea come situazione.
Grazie Riccardo per tutti gli input. Sottolineo quest'ultima cosa che tu hai detto, la rilancio anche un po' a chi dei nostri partecipanti lavora, no? In quel particolare setting che è la notte, perché se noi ragioniamo nell'ottica di imparare delle lezioni da questo periodo, questo discorso che tu fai del fare maggiormente rete e di mettere insieme, no, i vari attori di quel contesto, con un'attenzione particolare anche alla dimensione della prevenzione, della limitazione del rischio, eccetera, mi sembra uno dei filoni propositivi con cui possiamo, no, uscire anche da questo nostro incontro alla Summer School. Quindi sollecito tutti a porre delle domande o a fare delle osservazioni via chat. Ricordo che poi tutte le vostre osservazioni e le vostre domande, come si diceva all'inizio, non vanno perse, perché saranno poi sarà possibile continuare a interagire attraverso il Padlet di cui avete avuto il link all'inizio. Chiedo lumi alla nostra regia, perché abbiamo per fortuna un po' di tempo per un po' di scambi. E quindi chiedo lumi se il gruppo che sta leggendo un po' le domande che arrivano vuole intervenire o se devo procedere io, ditemi. Dovrebbe intervenire Serena. Benissimo. Se possiamo anche vederla, è meglio. Sì. Vai Serena, dici tutto. Non sentiamo. Ci risulta acceso il tuo microfono, ma non ti sentiamo. Adesso l'hai spento, adesso è acceso. Prova. Non c'è l'audio, intanto finché si sistema posso. Controlla nelle impostazioni sulla destra se il microfono è quello giusto. Audio. Microfono integrato. Se vedi che si illumina il verde, dovrebbe uscire qualcosa. Altrimenti potremmo chiamare Luca a intervenire per il gruppo. Va bene, intanto se volete posso lanciare io un paio di domande. Intanto, no, Luca, se sei online va benissimo. Mi sentite? Sì, ti sentiamo finalmente. Ok. Sì. Ok, no, è che avevo attaccato le cuffie prima e ho provato a riattaccarle, a staccarle, adesso va. Va bene, Serena Franchi cura Era insieme ad questo altri problema. la raccolta delle domande che provengono da Sì. voi. Esatto. Insieme alla regia di questa summer abbiamo raccolto tutte le domande che sono state poste sulla piattaforma e intanto ringrazio chi ha partecipato in maniera attiva. E quindi comincerei in realtà con un'ultima domanda, attaccandomi subito all'intervento molto interessante di Riccardo, che ha posto Luigi De Matteis. Luigi chiede se esiste già una visione prospettica dei servizi per trasformarli da unità di strada a unità di rete, ovvero se ci sono programmi o idee in atto per monitorare questo nuovo metodo di approvvigionamento di sostanze. Direi che procediamo una domanda alla volta e Sì. lasciamo rispondere i vari Alessandro? relatori. Alessandro? O Alessandro o Riccardo, forse entrambi?
Ma io sulla rete no, non posso, cioè non mi sento di rispondere, quindi magari Riccardo su questo. Io appunto sulla rete non ho particolari idee, nel senso che occupandomi più degli spazi e del setting in cui chiaramente si svolgono gli eventi, tendenzialmente ti posso dire che il lavoro all'interno di quegli spazi è ancora tantissimo da fare, sarebbe super utile se ci fosse una forma di progetto diciamo, che vada a coordinare delle misure di prevenzione in maniera chiaramente su tutto il territorio italiano. Detto ciò, in questo momento non ne conosco neanche a livello internazionale, però non devo ammettere che non sono un espertissimo di questo particolare topic. Io al massimo posso aggiungere che insomma, questa pandemia sta ponendo insomma, delle sfide non indifferenti in tutti i campi e sicuramente questa è una sfida che andrà colta e nel caso affrontata anche nel campo delle sostanze, perché è una situazione sicuramente in continua mutazione. Quindi, insomma, io per esempio nel mio intervento mi sono principalmente concentrato sul lockdown, tentando di semplicemente fornire una fotografia, perché è una fotografia, nulla di più. E bisogna sicuramente continuare a monitorare la situazione per studiare quelle che possono essere le nuove modalità di intervento da applicare a quelli che sono nuovi stili, modelli di consumo. Come Ecco, dicevo su prima, la questo. questione del domestico è sicuramente un problema da affrontare. In Francia hanno pensato di farlo attraverso appunto il servizio postale. Cioè, sostanzialmente, se la sostanza ti arriva per posta o te la viene a consegnare il runner, io allo stesso modo il materiale di riduzione del danno te lo consegno allo stesso modo. Certo. No, io la cosa che posso aggiungere è che questo lockdown e tutta la situazione, diciamo, legata al Covid ha spronato molti settori legati a notte, eventi, musica a sindacalizzarsi, diciamo, cioè anche nelle realtà in cui storicamente c'è stata difficoltà a creare network e fare progetti comuni e coordinarsi, il lockdown ha invertito un po' questo trend. Quindi sono in realtà abbastanza fiducioso che si possa fare un lavoro anche a livello di prevenzione, eccetera. È anche vero che diciamo che dal punto di vista degli operatori della notte c'è una forte attenzione sul lato economico di sopravvivenza loro economica a questa fase ed è molto difficile interagire su altri topic, tanto che anch'io cercando di avviare dei progetti di sensibilizzazione, eccetera, ho avuto molta difficoltà a parlare di argomenti che esulassero dal fatto di come riusciamo ad arrivare alla fine di questa situazione con ancora lo spazio dove poter operare, perché diciamo che il trend è se non hai neanche lo spazio dove poter operare, è inutile che pensi alla prevenzione, perché se tanto poi il club lo devo chiudere perché non ho i soldi per riaprire, non ho i soldi per continuare a pagare l'affitto, che è un grosso problema, per esempio in Inghilterra, non ha senso fare nessun altro ragionamento. Quindi è una cosa, chiaramente una sfida molto, molto ardua quella del fare networking, forse a livello appunto di prevenzione, ma come diceva appunto Alessandro, bisognerebbe adattarla, alle esigenze di questo momento e non pensare magari alle realtà dell'economia della notte come gli interlocutori più giusti, più importanti in questo frangente, perché loro sono su altre posizioni, sono su altre necessità, diciamo. Anche se su questo va detta una cosa, secondo me, che riguarda l'Inghilterra, tu citavi l'Inghilterra, dall'Inghilterra ci sono arrivate notizie di illegal party, di feste insomma illegali organizzate dai club, che sono stati chiusi e
e quindi hanno optato per questa modalità inconsueta per loro. E a differenza, insomma, del movimento dei free party, in cui comunque negli anni si è sviluppata una certa attenzione per la riduzione del danno, e quindi spesso le crew, i sound, contattano preventivamente i servizi di riduzione del danno, comunque i servizi di riduzione del danno vengono a conoscenza di questi eventi e partecipano, sappiamo bene che invece il mondo dei club è un mondo che è totalmente fuori da questo, se non totalmente disinteressato a tutto ciò. E sicuramente in una situazione che di appunto di festa illegale è gestita comunque magari da chi non ne ha mai fatte o comunque non riesce poi ad avere il controllo fino in fondo della situazione, questa potrebbe essere, se arriva in Italia questa modalità qui, una ulteriore nuova sfida per i servizi di riduzione del danno, con interlocutori nuovi, se vogliamo. Serena, hai altre cose da rilanciare? Grazie. Sì, ne approfitto innanzitutto per ricordare, come è già stato introdotto all'inizio, che tutte le domande che sono state poste in chat sono riportate già da adesso sul Padlet. E in merito alle domande sui servizi, ricordo anche che domani ci sarà un intervento apposta, quindi sia questa... che abbiamo posto a Alessandro e Riccardo su un cambio di prospettiva, sia ad esempio una domanda altrettanto interessante che è stata posta da Teresa Ferretti sulla stanza del buco mobile, che chiedeva qualche dettaglio in più rispetto al personale a bordo e le modalità di servizio per i consumatori. Possiamo, non so... Io lascerei queste domande alla sessione di domani sui servizi, se siete d'accordo. Direttamente. No. Anche perché sullo specifico Kira non è più con noi, quindi su quello specifico non potrebbe rispondere. No, io, Serena, se ti va bene, invece rilancerei, abbiamo ancora qualche minuto, una domanda che era arrivata invece rivolta prima a Elisa, Kira, insomma, al panel precedente, che però mi sembra adeguata anche come domanda per Alessandro, per esempio, perché la domanda era ed è questa. Rispetto, per esempio, all'andamento del consumo di cannabis e soprattutto all'accesso alla cannabis sul mercato illegale, questa partecipante diceva: ma sarebbe interessante capire quali differenze ci sono nei diversi modelli nazionali. Per esempio, è lo stesso da noi, dove abbiamo la 309 che mette in galera anche chi si coltiva una piantina, e invece in Olanda, dove c'è un sistema di semi-legalizzazione, per esempio attraverso il sistema dei coffee shop, eccetera. Ne sappiamo qualcosa di quanto i diversi contesti, anche normativi, hanno inciso, stanno incidendo, soprattutto direi sul mercato della cannabis, che è quella che ha più a che fare con regimi non solo proibizionisti? Abbiamo un'idea su questo? Oppure questa è una buona traccia per sviluppare ricerca? Perché io credo che da questa summer ho già sentito due o tre input interessanti, perché noi possiamo anche portarci a casa delle tracce per fare ricerca su alcune cose. Ah, sì, sicuramente, insomma, il fatto che negli Stati Uniti non abbiano mai chiuso gli shop e sia stato, insomma, la cannabis considerata bene di prima necessità al pari dei supermercati, dei distributori di benzina o quant'altro, già, insomma, è una netta differenza. Il caso olandese invece è stato appunto all'inizio la decisione che era stata presa era di chiuderli. E poi in seguito alle file che si erano sviluppate, gli assembramenti che si erano sviluppati fuori al fiorire del mercato illegale, avevano poi deciso di consentirgli di riaprire, insomma, di restare aperti. Sull'Italia un dato che, insomma, mi è arrivato ma che non ho inserito perché non sono riuscito bene a quantificare o comunque da raccogliere più testimonianze su questo, è che comunque un pochino la pandemia, un po' la scarsità che c'è stata di hashish sul mercato
e invece diciamo la cannabis è rimasta, la marijuana è rimasta abbastanza stabile, in realtà pare stia favorendo, abbia già favorito il ricorso all'autoproduzione, nonostante la normativa vigente. Cioè chi ha potuto, chi aveva un minimo di competenze nel poterla coltivare o i contatti giusti, ad esempio c'è stato un netto aumento, e questo invece è un dato certo anche in Italia, di acquisto di semi. E di certo, insomma, se aumenta l'acquisto di semi, sicuramente aumenta anche diciamo, la produzione interna di cannabis. E credo che di certo, insomma, le narcomafie non si affidino ai siti online per acquistare o reperire i semi. Quindi si tratta sicuramente, insomma, di consumatori finali principalmente, no? Che acquistano semi, poi magari potranno anche, insomma, rivendere parte del prodotto, però di certo sicuramente questo è un dato che possiamo, insomma, evidenziare, e che fa parte appunto di una mutazione del mercato che c'è stata in seguito alla pandemia e a questa scarsità, insomma, di resina di cannabis sul mercato e a questo aumento spropositato dei prezzi, come abbiamo visto, insomma, raddoppiati, triplicati e quant'altro. Questo, insomma, è un pochino quello che emerge. Certo, sicuramente nel momento del lockdown le maglie repressive si sono allargate, se vogliamo, perché le forze dell'ordine erano impegnate in altro, nel controllare delle autocertificazioni, evitare che la gente uscisse di casa, e oggi invece molto probabilmente tornerà, insomma, la situazione precedente dal punto di vista, insomma, della repressione. Questo sicuramente è un altro dato, o comunque un'altra idea che possiamo, insomma, farci. Del resto sono stati pochissimi gli arresti e le operazioni condotte durante il lockdown, i dati ci dicono questo. Ora vedremo cosa avverrà, insomma, in seguito alla pandemia. Fatto sta che la mutazione del mercato con le consegne a domicilio, gli strumenti, insomma, tecnologici nuovi, è una mutazione che probabilmente persisterà nel contesto italiano, per cui appunto per il quale comunque è nuovo questo fenomeno, cioè un fenomeno che si era sviluppato da tempo in città come Londra, Berlino, cioè non so, Londra ci sono più telecamere di videosorveglianza che abitanti e non da ora, quindi lo spaccio dalle strade è scomparso e si è sviluppato da tempo, direi da oltre un decennio se non di più, quella modalità della consegna a domicilio. Per l'Italia questo è un fenomeno nuovo. Grazie, abbiamo ancora pochissimi minuti, quindi forse un'ultima domanda ci sta. Sì, una domanda, è difficilissimo scegliere tra le mille, ma ripeto, poi avremo sicuramente modo di discutere e rispondere a tutti. Filippo Franchi, Susanna chiedeva, che si occupa di genere, ci racconta che si occupa di cultura di genere, e ha sentito alcuni punti di tutti gli interventi che sono stati fatti, che hanno diversificato il consumo di sostanze per genere maschile e per genere femminile. Vorrebbe approfondire la questione chiedendo se c'è, insomma, se è possibile discuterne, se c'è anche una bibliografia da cui partire. Mi piacerebbe che potesse entrare in campo Elisa, ma non so, perché nella ricerca curata da Elisa queste differenze di genere ci sono. Puoi anche parlare, Elisa, o sei muta? Mi sentite? Oh, fantastico. Allora, ti darei per pochi minuti la parola su questo, perché nella ricerca Cosmic Air la disaggregazione per genere ci dice alcune cose. Ma anche in altre ricerche, per esempio, abbiamo visto che, non lo so, l'uso di sostanze un po' come autocura per la solitudine, la depressione, eccetera, pende più dalla parte del genere femminile. Questa non è una cosa nuova, riguarda la popolazione generale, non solo la popolazione di chi usa sostanze. Però, per esempio, questo come cambiamento nelle ragioni del consumo mi sembra abbastanza evidente. Non so, Elisa, se tu hai altre osservazioni che hanno a che fare col genere. Ma allora, a parte il fatto che ancora dobbiamo scendere in profondità nei dati, per esempio ho visto in chat una domanda rispetto all'aumento
di un più 20% dell'uso di sostanze per fare sesso all'interno delle coppie, veniva chiesto se c'era una differenza per genere. Dobbiamo ancora scendere di più a livello di analisi. Quello che stiamo notando comunque tra Spagna ed Italia è che, unito al dato dell'umore e unite anche ad alcune variazioni nell'uso di sostanze, le donne sembra che siano state quelle che l'hanno patita un po' di più, come diceva anche Riccardo nel suo intervento. Dopodiché, rispetto alla bibliografia, no, c'è stata una discussione iniziale sul genere, per cui insomma limitarci a maschi e femmine era una cosa comunque che ci sembrava un pochino limitante, solo che nell'economia di un questionario la terza risposta era altro. Molte poche persone si sono posizionate su questo altro. Sicuramente nel corso del prossimo periodo si andrà più a fondo nei dati, partendo appunto da queste rilevazioni, e cercheremo di capire quali sostanze, se più vessatorie, se più stimolanti e via dicendo. Nulla, non so se ho risposto pienamente alla domanda, però i dati che sono emersi sono davvero tantissimi e il tempo che abbiamo avuto a disposizione è stato poco. Quello che vorrei sottolineare, approfittando che ho preso la parola, è che secondo me queste ricerche sono un inizio di esplorazione. Forse il grosso impatto di questo periodo non ce l'abbiamo avuto, non l'abbiamo visto nel lockdown. Ci sono anche articoli scientifici, magari più dal punto di vista insomma, dello studio della criminalità, più di criminologia, che sostengono che per esempio sulla produzione non abbiamo avuto grandi differenze, anche perché la produzione di oppiacei, per esempio, avviene in zone diverse del mondo, in stagioni diverse, per cui una è chiusa ma l'altra sta lavorando benissimo. Quello che sarà interessante sarà poi vedere che cosa questo periodo di lockdown e che cosa questo isolamento sociale forzato ci porterà da qui a un po', per cui il dato di donne che usano più sostanze per solitudine, come si svilupperà nel tempo, andrà ad aumentare, andrà a diminuire, sarà un qualcosa che secondo me dovremmo tenere molto monitorato, perché c'è un solco, al di là di questo solco dobbiamo ancora capire tutto quello che avverrà. Va bene, grazie Elisa. È l'una in punto e quindi siamo stati bravissime e bravissimi perché siamo stati nei tempi. Siccome alle 15 comincia la seconda sessione, che è assolutamente integrata a questo, quindi questa sessione ha aperto tutta una serie di problematiche e di tematiche che nel pomeriggio verranno sviluppate, quindi invito tutti ad esserci anche oggi pomeriggio. La sessione del pomeriggio riprende alle 15, poi lascio la parola alla nostra regia se ci sono da dare ulteriori informazioni tecniche. Io ringrazio tutti quelli che hanno portato il loro contributo. Sottolineo lo sforzo che è stato fatto da noi in Italia, ma da tutta Europa, dalle associazioni, dalle persone che usano sostanze e dagli operatori per produrre ricerca. Ricordo che molti di noi hanno lavorato in maniera assolutamente volontaria, senza particolari risorse, nella convinzione che fare ricerca e come dire, indagare i fenomeni in questo momento particolare sia fondamentale per stare sul sottotitolo della nostra summer, cioè che nulla resti come prima o si ripeta come prima. Quindi do la parola, non so, ad Assanno o a Leo se ci sono delle informazioni ulteriori da dare e vi saluto e a oggi pomeriggio. Nessuna particolare informazione se non che in questo momento vi stiamo inviando il link al Padlet, per cui potete continuare se volete a aggiungere considerazioni e commentare quelle degli altri su Padlet. Ci vediamo alle 3 e dovreste tutti ricevere comunque un'ora prima, per cui alle 14 il link. Comunque dovrebbe valere anche quello che avete già usato ora, se aveste dei problemi.
scriveteci a summerschool@forumdroghe.it oppure segreteria@cnca.it. Ciao, buon pranzo.